Ok, buongiorno a tutti, chi ci segue qui, chi ci segue in streaming. Oggi di che cosa parliamo? Oggi parliamo di innovazione sociale, impresa sociale, parliamo di come è possibile creare un'impresa sociale, non tanto dal punto di vista giuridico, ma dal punto di vista aziendale. Che cosa significa? Che tipo di sostenibilità deve avere un'impresa sociale? Quindi in una prima parte della lezione vi racconterò chi sono io, effettivamente come mai sono arrivata al concetto di impresa sociale. In una seconda parte vi racconterò che cosa significa in Italia, quali esempi ci sono, come si applica l'innovazione sociale all'impresa sociale e in una terza parte invece capiremo quali sono gli strumenti per costruire quello che è un'impresa sociale e quindi qual è lo strumento fondamentale per partire con una start-up di impresa sociale e come costruire bene o male un business plan. Questo diciamo è l'overview di oggi. Ovviamente dallo streaming non si possono fare domande, però i presenti assolutamente come regola interrompetemi quando volete e partiamo e vi racconto un po' chi sono io. Io sono Francesca Calò, lavoro all'interno del CERGAS, che è un centro di ricerca dell'Università Bocconi. Mi occupo di azienda non profit. Salve, buongiorno. Ah, niente. Adesso poi semmai facciamo un giro così mi raccontate anche chi siete voi. Quindi anzi, partirei da questo e poi vi racconto chi sono io. Noi ci siamo già presentati. Sì, sono Giuseppe Greci, sono un collaboratore dello studio commerciale E perché è interessato all'impresa sociale? Così faccio le domande trabocchetto. Allora, mi interessa, cioè, sono venuto qui al convegno per capire quali siano gli obiettivi questo convegno e anche perché lo studio commerciale romano segue da più di 30 anni un'azienda non profit che è l'AVE, Associazione Volontari Emanuele. E quindi vogliamo capire quali possono essere i nuovi scenari da poter affrontare. Ok, perfetto. Mentre invece dietro? Sì? Sono Cinzia, mi occupo di post produzione video come lavoro e sono interessata a quello che state per affrontare, per dire oggi, perché in realtà mi ha trascinato a lui Ah, un ok, attimino. vabbè, perfetto, però ti interesserà, non ti preoccupare, sarà super interessante. Stiamo cercando, insomma, vorremmo costruire qualcosa del genere, quindi stiamo cercando come capire da dove partire e quant'altro. Ok. Sì, poco da aggiungere. Mi occupo di comunicazione, sono un libero professionista e mi interessa il tema perché appunto abbiamo vissuto in una realtà come Milano, Infatti però avete un po' l'accento, devo dire la verità, non sto, no, si sente. abbiamo scoperto ultimamente, o comunque siamo sempre stati convinti, e ultimamente ne abbiamo avuto conferma, che al sud c'è molto potenziale, e quindi perché non affrontare comunque un'impresa? Questo è, diciamo, il motivo principale per il quale stiamo seguendo Ok, questi incontri. grazie. L'ultima. Buongiorno, sono Antonio Russo, sono un dottore commercialista e nonché presidente dell'Osservatorio Ricerca e Sviluppo sugli aiuti che si è fatto promotore di questa iniziativa. E sono qui proprio perché, in quanto appunto fautore di questa iniziativa qua, insieme ad un altro gruppo, a un gruppo di professionisti, giovani professionisti, crediamo che la sfida del futuro sia proprio il non profit. Poiché nella nostra mission come osservatorio c'è proprio quella di intercettare quelle che sono le opportunità presenti sul mercato e poi riversarle sul territorio, crediamo che sia opportuno appunto dare inizio con questi convegni ad una serie di iniziative che poi possono portare a concretizzare delle realtà imprenditoriali. Ok, grazie mille. Partirei beh, raccontandovi in verità una cosa di chi sono io, nel senso io vengo in Puglia al mare da quando avevo 3 mesi perché entrambi i miei genitori sono pugliesi, anche se non si vede perché mi dicono tutti che sono bianca come una mozzarella, ma va bene. Mia madre è di San Vito dei Normanni e mio padre è di Taranto e si sono trasferiti per studiare. Io sono emiliana di origine, in verità ormai sono una decina d'anni che vivo a Milano. Però diciamo che le mie radici ogni estate o ogni 2 anni torno giù a San Vito dei Normanni, in particolare a Torre Guaceto, che è un posto che amo tantissimo. Sì, è bellissimo. Poi queste lunghe camminate. Poi diciamo che hanno organizzato una serie anche di attività legate a Slow Food, la sera a Torre Guaceto, di tutti i percorsi comunque.
dal punto di vista della cultura, che è molto interessante. Quindi, dopo questo primo excursus legato comunque a quello che è sono le mie radici, vi racconto invece perché mi sono avvicinata all'impresa sociale. Io mi sono laureata in Bocconi. Alla Bocconi fondamentalmente non è così facile, o perlomeno quando mi sono laureata io c'erano pochissime persone che si occupavano di non profit, diciamo noi ci chiamavamo le mosche bianche, ma da qualche anno a questa parte siamo riusciti a creare, diciamo, un movimento anche di studenti, creando dei progetti ad hoc per loro, nati appunto da un gruppo di ex studenti legati al non profit, e quindi diciamo sta cambiando effettivamente anche l'ottica di quello che era il tipico bocconiano legato alla finanza e legato a lavorare in banca di investimento tendenzialmente, perché questa è, diciamo, l'idea tipica degli studenti del triennio per avvicinarsi a un nuovo mondo. Ma perché io da studente, diciamo, mi sono avvicinata a questo mondo? Diciamo che le ragioni sono legate a questo, innanzitutto. Quando io mi sono laureata al triennio, nel 2007, questa era la situazione, diciamo, iniziava la crisi, mi rendevo conto che forse le mie idee di essere dal consulente a lavorare in banca di investimento iniziavano a traballare, e dovevo scegliere effettivamente dove andare a fare la mia laurea specialistica, e mi sono trovata in un momento abbastanza, diciamo, di cambiamento critico. Poi negli anni questo cambiamento è stato sempre più evidente. Quindi, a fronte appunto di questa, che era la crisi dei mutui negli Stati Uniti, ho deciso di andare a vivere in Cina. Non so bene perché, cioè, nel senso, se tornassi indietro e se pensassi quali sono anche i miei ragionamenti dietro al fatto che sono partita per un anno per andare a vivere in Cina, non saprei dare una risposta. Era una mia convinzione, volevo andare a fare un'esperienza lì, volevo vivere un anno in questa cultura, capire come funzionava. Quando sono andata lì mi sono trovata in questa situazione. Non so se si vede, questo è il cielo di Shanghai dalla mia finestra la mattina. Fondamentalmente in Cina, diciamo, l'esperienza che ho vissuto un anno mi ha fatto avvicinare a tutto quello che era il settore dell'innovazione sociale e dell'impresa sociale. Perché? Per due motivi. Uno, per questo che vedete qua effettivamente, quindi una qualità della vita veramente pessima, dove anche se il paese cresce a due cifre, adesso ha una cifra, ma una cifra abbastanza alta comunque, la qualità della vita è molto bassa, nel senso, a Shanghai dopo 3 mesi la tosse cronica è effettivamente accompagna qualsiasi tipo di persona, nel senso, dopo 3 mesi lì hai la tosse cronica, l'ambiente circostante è molto difficile da affrontare, l'inquinamento è molto pressante. Questo è uno dei motivi. L'altro per cui mi sono avvicinata al non profit, perché per la prima volta nella mia vita mi sono ritrovata come straniero in un posto dove effettivamente ti fanno sentire straniero, dove c'è una parola ad hoc dedicata alle persone che vengono da fuori, che è Mei Guo Ren, ovvero persona che non viene dal popolo cinese, persona che viene da fuori, e sei sempre, per quanto anche tu possa imparare la lingua, per quanto tu possa parlare l'inglese, sei sempre lo straniero. Da questi, diciamo, due avvenimenti mi sono avvicinata al non profit, ho iniziato a studiarlo, era il mio primo anno di specialistica, ho iniziato a studiare un po' di libri, studiare un po' di articoli scientifici, e ho deciso di mettermi alla prova. A me piaceva molto l'argomento, pensavo di poter portare qualcosa e di poter prendere qualcosa effettivamente da questo argomento, e ho deciso di partire per l'Ecuador. Ecuador, un po' per scommessa, subito dopo la Cina. L'idea era o l'India o l'Ecuador. In Ecuador sono andata a lavorare per 6 mesi in una struttura creata con i fondi europei da un responsabile europeo e dal comune di Quito, per creare dei piccoli business plan per imprenditori che avevano un negozio, adesso vi faccio qualche esempio, all'interno del centro di Quito. Vi sto parlando di piccole lavanderie, artigianato locale, chi creava un piccolo ristorante. Erano tutti imprenditori non bancabili, ovvero nessuno gli avrebbe mai dato un prestito, in nessun modo, perché erano persone, ad esempio, indigene, Quichua, che venivano dall'entroterra, non avevano nessun tipo di garanzia reale. Quindi noi li creavamo e li seguivamo nel loro percorso, diciamo, di crescita, supportandoli nella creazione di un business plan affinché loro potessero ottenere un microprestito da questa cooperativa che aveva un fondo di garanzia da parte dell'Unione Europea.
Quindi cosa succedeva praticamente operativamente? Noi ogni settimana, noi gli creavamo il piccolo business plan, loro ottenevano il microcredito, quindi un prestito, e noi ogni settimana andavamo a seguirli, nel senso facevamo il giro dei microimprenditori. La lavanderia aveva bisogno, la lavanderia era un esempio abbastanza una best practice, perché erano partiti da niente con una lavatrice, e piano piano avevano creato collegamenti con tutti gli hotel della zona. Quindi tutti gli hotel andavano e portavano effettivamente la biancheria lì. Dopodiché avevano bisogno, ad esempio, di una seconda lavatrice. Noi cosa facevamo? Andavamo e valutavamo con loro se gli conveniva prendere una lavatrice in leasing, bene o male, e quindi chiedere al negozio di elettrodomestici di pagare la rate, oppure di ottenere un prestito minimo. E quindi bene o male li seguivamo nel tempo. Una volta tornata da questa esperienza, io ho deciso che tutto quello che avrei fatto, meno male, nella mia vita professionale sarebbe stato legato allo sviluppo di impresa sociale. Quindi ho iniziato a lavorare, ho provato un po' di cose, nel senso ho iniziato a lavorare per Expo 2015, che è l'esposizione che sarà fatta a Milano nel 2015, forse, nel senso che, perché ho lavorato da Expo 2015 come stage, perché dovevano o dovrebbero creare un centro di sviluppo sostenibile, che però non ho ben capito come verrà creato, però dovrebbero fare qualcosa di simile. Dopodiché ho iniziato a lavorare alla mia idea imprenditoriale, che si chiama Resit. Resit a livello di modello imprenditoriale, io spero che qualcuno lo riesca a mettere in piedi, effettivamente è un prodotto low cost dedicato alle associazioni che si occupano di fragilità assoluta e homeless, ovvero un materasso a 2 euro per gli homeless. Adesso, se mai prenderemo Resit, poi, che vi racconterò bene qual è il progetto, come esempio per creare poi un business plan. Comunque ho portato avanti con un gruppo imprenditoriale questo progetto, abbiamo partecipato a una competition che si chiama Make a Change, siamo arrivati secondi e l'ironia della sorte ha voluto che dopo 5 anni io andassi a dormire, quando vado a Cagliari a fare lezione, nel bed and breakfast che è arrivato primo, però è molto bello, quindi diciamo si chiama il bed and breakfast dei buoni e dei cattivi, la locanda dei buoni e dei cattivi, che era uno spin-off di una fondazione grossa, Domus de Luna, che è arrivato primo in questa competition, e loro si occupano di, hanno creato una locanda con anche un ristorante anche molto buono, quindi all'interno comunque dei libri Gambero Rosso, che si occupa di integrare persone con fragilità di vario tipo, soprattutto donne e ragazzi giovani. Quindi siamo arrivati secondi in questa competition, però mi hanno offerto un lavoro. Questo, mi ero laureata da qualche mese effettivamente, mi hanno offerto un lavoro sia a Make a Change, che è questa associazione di Milano che supporta per la creazione di impresa sociale, per lo sviluppo di impresa sociale sul territorio italiano, sia a The Hub Milano. Quindi ho iniziato a lavorare parallelamente in entrambi i posti. Dopo un po' di tempo è subentrata l'università, perché con un gruppo di ex studenti e un gruppo legati a un professore avevano creato tutta una serie di progettualità, e un progetto è partito legato appunto alla responsabilità sociale dell'università e alla possibilità di far conoscere agli studenti che cosa significa lavorare all'interno delle aziende non profit. Quindi per chiudere, dopo un po' di tempo ho iniziato a lavorare all'interno di un centro di ricerca, quindi io lavoro e mi occupo, faccio ricerca solo sul non profit, quindi significa è ricercazione, quindi tutta una serie di ricerche che comunque non sono scollegate da quello che è il territorio, ma sono improntate a portare un cambiamento, nel senso che non siamo i teorici della pubblicazione astratta, anche se effettivamente per fare questo percorso è necessario pubblicare, però abbiamo tutto un percorso di cambiamento sul territorio.
A fianco appunto del lavoro che faccio all'interno del centro di ricerca, lavoro all'interno di un master in Sardegna per lo sviluppo di cooperative sociali, quindi è più o meno un anno che ho quest'aula in Sardegna con cui abbiamo fatto un percorso per la creazione di start-up sociali. Quindi come vedete, diciamo, il filo rosso della mia vita è legato a quello che è il concetto di impresa sociale in vari ambiti. Ma perché questo? Appunto, tornando a questa foto, io penso che l'inizio sia stato in Cina, quindi mi sono data un po' di motivazione perché sono andata in Cina alla fine, qual era il motivo. Se vediamo quello, comunque, io mi sono laureata in questo momento, questo, diciamo, sono una serie di dati tra il 2011 e il 2012, oggettivamente la situazione non è molto cambiata, quindi un incremento di quelle che sono le famiglie deprivate, un incremento dell'incapacità di affrontare una spesa inaspettata, cioè come faccio, non riesco ad andare dal dentista, fondamentalmente anche io faccio fatica ad andare dal dentista se dovessi pensare a fare delle operazioni di un certo tipo, un tasso di disoccupazione altissimo, dove il tasso di disoccupazione giovanile è pari alla Tunisia, non è molto diverso perché 32% più o meno siamo in quel frangente. Quello che ha portato fino adesso a questa crisi, tanti problemi legati anche a questo paese, effettivamente, e penso che tutti li conosciamo, ma un'ottica di interesse probabilmente individuale legato alla massimizzazione dei profitti sia stato una delle problematiche maggiori, ovvero l'ottica che tutto va bene benché, purché facciamo profitto. E adesso un po' il mondo sta cambiando, nel senso che ci sono una serie di attività che vanno a evidenziare quello che può essere un altro paradigma. Altro paradigma, questo io lo salterei, diciamo, poi vi lasciamo le slide, queste sono una parte teorica di quello che può essere l'approccio istituzionalista e l'approccio funzionalista al concetto di interesse pubblico. Noi all'interno del centro di ricerca pensiamo che le aziende non profit, le imprese sociali si debbano affiancare a quello che è il concetto di pubblica amministrazione nell'ottica di perseguimento di un interesse pubblico e non di un interesse individuale, e quindi tramite la messa in rete comunque di imprese profit, imprese non profit, pubblica amministrazione sia possibile rispondere a quello che è un interesse pubblico strutturando dei modelli di sostenibilità sul territorio. In questo momento cosa sta cambiando? Beh, le imprese profit stanno iniziando a investire, anche se c'è stata un'inflessione negli ultimi anni, in quello che poteva essere tutta una responsabilità sociale d'impresa, quindi un concetto, diciamo, di attività che potessero avere anche un feedback di marketing positivo sul territorio, quindi fanno partnership con aziende non profit, fondamentalmente fanno donazioni e strutturano tutta una serie di attività dedicate al welfare aziendale per i propri dipendenti. Quindi vi faccio un esempio, Luxottica cosa crea? Luxottica dà un carrello della spesa a ognuno dei propri dipendenti, solo quelli a tempo indeterminato, quelli a progetto e a tempo determinato sono esclusi, però un carrello della spesa a ogni famiglia, quindi ogni mese una famiglia ha 200 euro di spesa gratuiti, hanno l'asilo convenzionato, i voucher per il supporto alle famiglie anziane, quindi diciamo stanno creando una serie di attività non solo dedicate a quello che possono essere i progetti dall'altra parte del mondo, ma anche una serie di attività dedicate ai progetti in Italia. Quindi stanno cercando di supportare, diciamo, lo sviluppo di un welfare che in un certo modo in questo momento si sta ritirando, quello pubblico, o perlomeno è in grave difficoltà, e si cerca quindi di capire come ricomporre le risorse per creare comunque un'integrazione. Qua avete alcuni esempi, ad esempio quello che fa Luxottica. L'altro è carino, all'interno del salone dal dire al fare, che è il salone della responsabilità sociale di impresa a Milano, quindi dove tutte le imprese, le aziende non profit, la pubblica amministrazione raccontano quello che effettivamente fanno dal punto di vista sia di innovazione sociale sia di responsabilità sociale.
Philips ha organizzato un progetto di coinvolgimento della cittadinanza. Che cosa ha fatto? Su Facebook ha chiesto di caricare e fare delle foto degli angoli bui di Milano. La città di Milano è piena di angoli bui. Tutti gli angoli che sono stati fotografati hanno ricevuto una serie di condivisioni, una serie di like. Philips si è impegnata a mettere dei punti di luce in quegli angoli. Quindi è un progetto per la cittadinanza, un progetto che effettivamente per un'azienda non ha un costo elevato, coinvolge il cittadino e riesce a creare, diciamo, ha un obiettivo sociale comunque di coinvolgimento della popolazione e di risoluzione di alcune problematiche. Questi sono alcuni esempi che danno la risposta che è possibile anche pensare ad altri paradigmi. Io non dico che le imprese lo fanno perché sono buone o perché non cercano la massimizzazione degli utili. Penso che quello che è in questo momento comunque il trend anche della responsabilità sociale è la consapevolezza della necessità di avere un ritorno positivo sul territorio, che questo ritorno possa avere anche un valore verso i loro clienti, che quindi i loro clienti possono essere più attratti rispetto a quello che può essere, diciamo, un'azienda che ha un obiettivo etico. Sicuramente l'esempio, diciamo, primo di CSR è stato Olivetti in Italia, quindi la creazione comunque di un'impresa che coinvolgeva i propri dipendenti, che ha creato comunque un entourage, una serie di servizi, di attività per loro e che quindi aveva creato una comunità effettivamente all'interno di quella che è l'impresa. E questo, diciamo, è stato il primo esempio e c'è un ritorno a questo. Se pensate anche a Cucinelli, che fa vestiti bellissimi, carissimi, però bellissimi effettivamente, che rivedono poi nel concetto della terra, della capacità, della tradizione di filare la seta. Lui, l'azienda, ha restaurato un borgo dove effettivamente tutte le donne lavorano per questa azienda e quindi filano, questa è nelle Marche. Un terzo esempio ultimo di responsabilità sociale che io ho trovato veramente diciamo intelligente in questo momento, Alessi. Alessi per un, diciamo, il flusso di produzione ovviamente in questo momento va su e giù, ha una serie di persone in cassa integrazione. Che cosa ha fatto? Invece di far stare a casa queste persone effettivamente in cassa integrazione, ha proposto la possibilità per queste persone di lavorare per obiettivi sociali nella comunità, quindi di supportare, diciamo, la comunità, il welfare e le aziende non profit del territorio per lo sviluppo di welfare. E lui ci mette, perché Alessi ovviamente una parte pagata dallo Stato, la cassa integrazione, una parte pagata da quella che è l'azienda. E bene o male ha prestato queste persone a lavorare per obiettivi sociali. Questo peraltro è un esempio di un paio di settimane fa. Quindi sì, possono esistere altri paradigmi. Da questa possibilità è nato il concetto bene o male di impresa sociale. Questa è la definizione dal punto di vista della teoria aziendale americana che secondo me però si applica veramente a quello, al significato profondo di impresa sociale, cioè è un'impresa, quindi deve avere una sostenibilità economica, bene o male, quindi significa una continuità nel tempo. Sostenibilità economica che non deve essere basata solamente su quelli che sono i contributi da parte della pubblica amministrazione, ma la capacità di raggiungere il mercato e di rispondere a un bisogno sociale. Quindi, diciamo, la continuità e la sostenibilità nel tempo sono fondamentali per riuscire ad arrivare alla risposta di un bisogno sociale. L'impresa sociale ha un modello imprenditoriale, quindi, diciamo, come modello imprenditoriale deve effettivamente stare in piedi, quindi avere un'ottica di sostenibilità nel tempo, e utilizza la sostenibilità economica per raggiungere gli obiettivi sociali. Nel senso, qual è il problema effettivamente di tante anche aziende non profit? È dare continuità al proprio operato nel tempo, e la sostenibilità economica permette di dare continuità, perché fino a quando bene o male ci possono essere contributi pubblici possono essere un buon modo di iniziare la propria attività,
ovviamente misti a quelli che possono essere anche dei contributi privati. Però prospetticamente, per dare una sostenibilità, bisogna capire quale può essere un modello imprenditoriale che ci permette di coprire i nostri costi, perlomeno i costi fissi, ovvero i costi che poi vedremo. Noi non possiamo in nessun modo, non possiamo effettivamente non coprire, perché qualsiasi tipo di quantità di produzione di beni o servizi che noi abbiamo, i costi fissi effettivamente sono quelli che rimangono. Questo però poi lo vedremo bene o male in quello che può essere un conto economico previsionale. Questi sono alcuni esempi di modello. Quello là in alto lo conoscete? Il bike sharing. Questi sono, diciamo, modelli non tanto di imprenditoria sociale ma di innovazione sociale. Quello è stato effettivamente, per quanto possa funzionare o meno a Milano, funziona, nel senso che funziona per la cerchia della città in centro, per il resto non funziona, nel senso che oltre la prima circonvallazione non ci sono più punti, però è un modello di innovazione sociale, crea la possibilità di utilizzare delle biciclette, quindi inquinare meno, non utilizzare la macchina per raggiungere i vari posti. C'è anche qua? Sì, anche da queste parti, però almeno io vengo da Barletta, là hanno distrutto già le colonnine, diciamo, esistenti. Ma perché? Così. Perché non riescono a capire il valore o non riescono a fare meglio che distruggere. Ok. Kiva? No, Kiva è una piattaforma online che va a connettere storie imprenditoriali in tutto il mondo con persone che vogliono finanziare queste storie imprenditoriali. Ovvero, vi faccio un esempio, un microimprenditore in Uganda che ha un'idea imprenditoriale, non so, creare un piccolo ristorantino, ha bisogno di un tot di soldi per partire con questa idea imprenditoriale, racconta la sua storia agli operatori di Kiva. Kiva è basata a San Francisco ed è nata da due studenti di Berkeley, quindi racconta la sua storia, loro lo mettono in connessione con finanziatori singoli, quindi privati che hanno voglia di fare un gesto comunque di beneficenza di tutto il mondo. Qual è la differenza? È che io non dono i miei soldi, perché io glieli presto a tasso di interesse zero, senza il costo del denaro, quindi c'è uno scambio, nel senso che io do, non so, $20, lo supporto nella creazione e nella raccolta di quelli che possono essere i suoi fondi, e dopodiché, quando avrà raggiunto il punto di break even, quindi la copertura dei costi, inizierà a ridarmi i miei $20, può essere dopo 5 anni, può essere dopo 3 anni, io poi questi $20 ho la possibilità di reinvestirli in un altro progetto, quindi creo continuità tra quelli che sono gli investitori privati che hanno voglia di fare beneficenza e un atto comunque di dono che tutti si possono permettere, $20, e quelle che sono le storie sul territorio. Questo è un esempio di crowdfunding, nel senso che uno delle nuove modalità, diciamo, per raccogliere risorse è questo concetto di piattaforme di raccolta fondi. In Italia ne esiste una che si chiama Eppela, che si occupa di progetti sociali e progetti culturali, dove effettivamente mettendosi in contatto, poi semmai se vai internet ve la faccio vedere, raccontando la propria storia, avendo un obiettivo target, c'è la possibilità di raccogliere fondi. Quindi ci sono, uno degli ultimi progetti era Pagella Politica. Pagella Politica fa fondamentalmente è un sito internet che va ad analizzare dal punto di vista scientifico, ovvero la veridicità o meno, dei dati che i politici di qualsiasi schieramento propongono in televisione o propongono nelle loro dichiarazioni. Quindi fondamentalmente ci sono un'associazione di persone che analizzano questi dati, dicono se questo se quello che dice effettivamente è vero, quasi vero, non è per niente vero, e in maniera carina effettivamente danno non danno votazioni, dicono se le dichiarazioni sono vere o no e perché.
quindi dicono, danno poi le vere dichiarazioni o le spiegazioni perché le dichiarazioni sono vere. Loro hanno lanciato, diciamo, avevano bisogno di 2000 euro per migliorare il sito internet, hanno raccontato la loro storia all'interno di questa piattaforma Apple, hanno inserito il loro video e hanno raccolto 3000 euro. Cosa significa? Come funziona il crowdfunding? Loro devono pagare fondamentalmente sui 2000 euro una percentuale a Apple che appunto gli ha permesso di utilizzare la piattaforma e li ha mostrati al pubblico e quindi ha fatto anche attività di comunicazione, però una percentuale su quello che era l'obiettivo che Pagella Politica si era data sui 2000 euro, quindi tutto quello che c'è in più effettivamente viene utilizzato poi da Pagella Politica per portare avanti il suo progetto. Cosa ha dovuto dare in cambio? Perché io posso iscrivermi a Apple, posso donare, posso dare 25 euro e dono, a differenza di Kiva. Nel senso che io dono e in cambio l'associazione mi può dare, ad esempio per 25 euro, Pagella Politica può darmi il ringraziamento ufficiale sul sito internet, per 50 euro mi dà qualcosa di più. Quindi c'è questo tipo di scambio che dato da una donazione si ha effettivamente quello che può essere un regalo, un feedback. Questo è un po', diciamo, anche un'altra modalità di innovazione imprenditoria sociale. Nei paesi in via di sviluppo a livello di innovazione sociale, non so se vedete che cosa ha in mano quella donna, un telefono, il cellulare. Il cellulare va ad abbattere le asimmetrie informative, se voi all'interno soprattutto dei paesi rurali. Quindi se voi pensate che un tempo, meno male, i poveri pagavano 40 volte tanto il prezzo per i beni di prima necessità rispetto ai ricchi, capite che nel momento stesso in cui si abbattono le asimmetrie informative derivanti ad esempio da, non so, io in città vendo frutta e verdura a un certo prezzo, nel paese rurale non lo sa nessuno, lo vendo a un prezzo molto più alto. Tanto queste persone non potranno mai andare in città a recuperare frutta e verdura. Nel momento stesso in cui si livella, diciamo, e si elimina la simmetria informativa, si è avuto un impatto estremamente positivo. E poi, vabbè, il fair trade, il commercio ecosolidale, quindi lo sviluppo comunque della possibilità di vendere i prodotti, ad esempio, all'interno della grande distribuzione. Non sono tantissimi consumatori cosiddetti sostenibili o responsabili, però inizia a essere una fascia comunque che decide di comprare prodotti del commercio ecosolidale anche se costano di più, perché effettivamente il prezzo è comunque più alto. Questi sono bene o male alcuni esempi presenti sul territorio. Quello che mi piacerebbe farvi vedere su che cos'è un'impresa sociale è un video che racconta, diciamo, sono due professori della Bocconi. Questo video è stato girato 2 anni e mezzo fa da alcuni studenti della, si chiama B Students TV, quindi sono studenti della Bocconi che si sono messi a gestire completamente da soli la televisione dell'università degli studenti, e quindi hanno fatto tutto un filone dedicato all'impresa sociale, e questo è uno dei primi video che hanno girato. Vediamo. L'unica cosa è internet. Dovrebbe essere connessione sala dogana. Sala la dogana, quella libera. No, cioè si connette ma non prende. Intanto che va a telefonare. Ok, oddio, c'è questo. Ah, questo è il...
approfittando per lo streaming, ah, non si riesce a, ad avere il loro wifi. Ma quello lì posso collegarmi a quello? Sì, solo che la, la, tutta la banda è impegnata per lo streaming. Ah, in toto. Non so se ce la facciamo sia... Ok, vabbè, vediamo un attimo, se vediamo questo. Wifi... Intanto avete qualche domanda, qualche curiosità? Chiaro. Chi va? Su sì. Chi va? Perché dovrei... Cioè, non è un beneficenza, giusto? Sì, ni, nel senso che ovviamente tu hai un costo del tuo denaro. Perché non prendo interessi. Sì, esatto. Poi tu hai un costo nel tempo del tuo denaro, nel senso che i miei 20 dollari, se io li do oggi, fra 5 anni, i miei 20 dollari avranno un potere d'acquisto molto inferiore. Cioè, se oggi io posso comprare... Non so, con 20, cioè i miei 20 dollari, se ho 20 euro, posso andare tre volte al cinema, fra 5 anni probabilmente ci andrò due volte. Quindi diciamo che non, in quel senso è beneficenza. Sì, e poi io supporto appunto e poi vedo nel tempo come si sviluppa bene o male l'attività. Però non ha un concetto, diciamo, io ti regalo. Anche perché questo, ad esempio, il microcredito, perché ha funzionato tanto? Perché non ha un concetto dietro di io ti regalo i soldi, io te li presto i soldi, e questo ti dà l'incentivo effettivamente poi a costruire una, dovrebbe darti l'incentivo a costruire una sostenibilità. Altra cosa sul microcredito, loro non, cioè, in Sud America in verità sì, anche in Italia prestano uno a uno, ma nei paesi dell'Asia, dove è molto forte un discorso di valutazione tra pari, prestano a circoli di fiducia, nel senso noi siamo noi quattro abbiamo bisogno di 100 dollari a testa, quindi ci prestano a circolo di fiducia 400 dollari. Se io non restituisco i soldi, siete voi tre che pagate. Ma cosa succede se voi tre pagate? Fondamentalmente mi escludete. Perché e non vorrete mai più venire nel circolo di fiducia con me. Quindi cosa succede? C'è una selezione avversa nei circoli di fiducia, quindi i circoli di fiducia con un rating, diciamo, molto alto saranno composti tutti da persone che effettivamente hanno questo impegno a restituire. Altra cosa, si presta tendenzialmente alle donne, questo gli uomini non si offendano, però, perché le donne di solito investono questi soldi per avere un ritorno affinché possano utilizzarli per le loro famiglie, quindi per mandare i bambini a scuola, mentre gli uomini tendenzialmente li utilizzano per bere e giocare. Questa è fondamentalmente, quindi si sceglie la figura femminile perché è la figura che poi può effettivamente aiutare la propria famiglia. Ma non va, però è stata la dogana. È stata la dogana, però sì, non va, quindi niente. Proviamo, proviamo questa cosa qua. È lungo il video. 7 minuti. Oppure può provare bar. Io non bar. La vedo bar. Non c'è, ottimo. No, io c'ho di link, ma è troppo bassa. C'ho questo, l'altro che prende questo qua. Sì, ma se la vuole mettere senza... Ok. B di Bologna? Sì, Bologna 98. Sì. Firenze 4. Firenze Como. Vediamo. La sta cercando. No, dice che non mi si connette. È quello. Allora va bene. Niente, poi tanto comunque nelle slide li trovate. Vedo solo se ce ne ho uno già scaricato. No, vabbè, questi poi però li vediamo.
Niente, questo video che cosa racconta? Racconta che cos'è l'impresa sociale, che cosa significa. Ci sono due professori che hanno, diciamo, che portano avanti questo concetto di impresa sociale all'interno appunto della realtà italiana. Danno alcuni esempi, due esempi che danno sono: uno si chiama Un campo nel cortile, che è un esempio che è stato strutturato, diciamo, è stato lanciato da, come spin-off di una fondazione, che mette insieme la possibilità di creare dei campi collegati, diciamo, a varie zone di Milano, collegati alle parrocchie. Questi campi vengono affittati ai professionisti che vogliono giocare a calcetto durante la sera. Con tutti i profitti vengono utilizzati per fare corsi sportivi ai ragazzini dei quartieri. Quindi, che mettono insieme ragazzini molto diversi tra di loro dal punto di vista del ceto sociale e li aiutano tramite lo sport a crescere e a integrarsi tra di loro. Quindi, cosa succede? Io trovo, perché funziona? Perché i campi da calcetto vengono utilizzati bene o male dai professionisti che la sera giocano o vogliono andare a giocare a calcetto con gli amici. Ad esempio, all'interno del CERGAS l'attività maschile dei ricercatori uomini da 20 anni è il martedì sera. C'è il calcetto, quindi tutti martedì sera 15 persone, no, non so quante siano in verità, si ritrovano e vanno a giocare a calcetto tra di loro, pagano un campo, i profitti che si fanno, appunto, una parte viene utilizzata per il mantenimento del campo e l'altra parte viene utilizzata per strutturare questi corsi e quindi dare la possibilità alle associazioni sportive che si occupano di integrazione di avere un sostentamento, quindi di utilizzare un campo che comunque viene seguito, diciamo, da queste associazioni che hanno la possibilità di mantenerlo e di supportare appunto i ragazzini. Quindi come hanno studiato, diciamo, quella che può essere una sostenibilità? Trovare un orario che fosse adatto per affittare il campo, gestire, capire quanto poteva costare effettivamente allora per i professionisti e capire quanto costava loro una parte. Con una parte di questi soldi mantenere il campo e con l'altra appunto devolverli alle associazioni che possono utilizzarlo. Questo è un esempio, un altro esempio invece è dedicato allo sviluppo di sanità leggera tramite l'impresa sociale. Quindi negli ultimi anni si stanno sviluppando una serie di centri medici a basso costo, quindi fondamentalmente per riuscire ad avere una visita hai la possibilità di avere una visita in tempi brevi e non pagare come in un privato o un privato accreditato. Quindi bene o male avere un costo più basso, perché cosa fanno? Perché bene o male i medici che lavorano lì molto spesso lavorano all'interno dell'università e quindi hanno la possibilità, mentre fanno i ricercatori, di fare una serie di attività comunque con i pazienti. E c'è di tutto, un centro medico Sant'Agostino che è stato finanziato dall'unico venture capital filantropico, ovvero l'unica struttura, fondo che investe aspettando un ritorno del 3-4% su progetti sociali, ha finanziato questo centro medico che attiva prestazioni sanitarie di ogni tipo, ma per darvi un'idea ho studiato per fare un progetto legato alla mediazione familiare, al supporto psicologico per il Comune di Milano. Loro, la seduta dallo psicologo, se mediamente a Milano costa sugli 80 euro, loro la fanno pagare 35. Quindi ci rendiamo conto che effettivamente riescono ad abbattere quelli che sono i costi e a strutturare comunque un servizio per la popolazione. Questi sono, diciamo, i due esempi che vengono fuori da questo video. È carino perché poi dice, ma quali sono, diciamo, le caratteristiche che deve avere un imprenditore sociale? E quello che loro dicono, vabbè, prima di tutto una grossa motivazione, nel senso che la concezione comunque di andare avanti e di riuscire a superare tutta una serie di difficoltà, che poi è un concetto che comunque deve avere un imprenditore, e poi la capacità, diciamo, di utilizzare tutta una serie di meccanismi di management e di organizzazione per supportare poi l'implementazione e la crescita di un'impresa sociale. Questo per riassumervi un po' il significato di questo video. Quanto dal punto di vista giuridico, azienda non profit, impresa sociale,
vi faccio un overview che è, anche se è un po' la parte più noiosa, diciamo, le aziende non profit si caratterizzano per natura privata, quindi sono enti privati, non sono pubblici. Devono raggiungere un interesse pubblico o generale, l'obiettivo ultimo è la risoluzione di un bisogno che identificano sul territorio e hanno come criterio obbligatorio in Italia la non distribuzione degli utili, ovvero tutto quello che loro hanno dopo che coprono i loro costi deve essere reinvestito all'interno. Quindi io se faccio utili di, so, primo anno, il terzo anno facciamo di 20.000 euro, questi 20.000 euro non devono essere reinvestiti all'interno per ampliare la mia offerta o per comunque garantire la maggiore solidità dell'impresa. Questo è un vincolo che in Italia non è stato ancora superato. In verità quello che vi dico sulle start-up a vocazione sociale, che fanno parte dell'agenda sociale e digitale strutturata da Passera, quindi con un decreto uscito a dicembre, sulle nuove start-up a vocazione sociale questo vincolo di non distribuzione degli utili è stato superato, nel senso che le start-up a vocazione sociale che non seguono le leggi sulle non profit, ma la legge dedicata alle start-up, i primi due anni non possono distribuire utili, ma poi lo possono fare. Quindi diciamo che siamo in un momento comunque di cambiamento rispetto a questo, uno degli ultimi anche incontri fatto da ricercatori e practitioners in cui sono andata, si iniziava a pensare la possibilità di aprire, meno male, alla distribuzione degli utili. Nel senso, cosa succede? Se io sono un investitore e investo all'interno di un'azienda non profit, in questo momento io do i miei soldi a un'azienda non profit, fondamentalmente, quando l'azienda non profit si scioglie, i soldi che rimangono devono essere reinvestiti, devono essere dati, questo su tutte le aziende non profit, tranne l'impresa sociale che non è normata da questo punto di vista, devono essere dati a un'altra entità che ha un obiettivo simile sociale sul territorio e non ho la distribuzione degli utili. Quindi cosa succede in una cooperativa sociale che poi è dal punto di vista imprenditoriale la forma giuridica più utilizzata? Che io investo i miei soldi, sono un socio, se io investo 100.000, 50.000 o 20.000 ho lo stesso potere di voto di lui che investe 10.000, lo stesso potere di voto, quando effettivamente si scioglie io non ho distribuzione degli utili, sì, le cooperative ne hanno una minima, diciamo, ma mi pago lo stipendio. Quindi questo deve essere bilanciato. Quando si scioglie effettivamente poi i soldi devono essere, a fronte del pagamento di tutti i miei creditori, devono essere investiti in un'altra cooperativa sociale, parlo, in un'altra struttura simile. Diciamo, poi a tali criteri posso avere un impiego di volontari, quindi io decido che una parte dei miei lavoratori vengono pagati e poi strutturo tutta una serie di attività per i miei volontari e poi ho una serie, diciamo, di possibilità di creare uno statuto, un regolamento, il bilancio, dipende da che tipo di la complessità del bilancio che bisogna fare, da che tipo di forma giuridica si sceglie, però diciamo che questi sono un po' i criteri di definizione delle aziende non profit. Devono avere una dimensione economico-imprenditoriale, produzione di beni e servizi in forma continuativa e professionale, cioè io devo produrre, avere un'ottica comunque di quello che è il mio servizio, che caratteristiche deve avere, devo farlo in maniera continuativa, devo essere autonomo, cioè non devo avere dipendenza ad esempio da quello che può essere la pubblica amministrazione, quindi ingerenza a livello maggioritario nelle mie decisioni. Il rischio economico è un rischio imprenditoriale, quindi io metto comunque in campo quello con tutte le tutele che ci possono essere dal punto di vista legislativo, cioè ad esempio se creo un SRL, impresa sociale, l'SRL è una società a responsabilità limitata e risponde a tutte le caratteristiche di un SRL normale, tranne per la distribuzione degli utili, che è vietata sull'impresa sociale, e diciamo i campi di azione dove l'impresa sociale può attivarsi, che adesso poi vedremo.
integrazione organizzativa e funzionale fra lavoratori retribuiti, volontari e utenti. E questo non è facilissimo, nel senso che nella gestione comunque di quello che può essere, quelli che possono essere i miei volontari, di quelli che possono essere i miei dipendenti, di quelli che possono essere i miei dipendenti utenti, bisogna creare delle strutture di organizzazione che mi permettano di gestire al meglio. Qualche giorno fa ho sentito la testimonianza di una impresa, di un'associazione che si occupa, diciamo, di supportare bambini all'interno degli ospedali con gravi malattie e quindi che li supporta, diciamo, a loro e la loro famiglia a riuscire a rispondere, a fare un percorso comunque di crescita anche all'interno della malattia. Loro si integravano i loro volontari, erano come se fossero i loro dipendenti. Nei loro meccanismi di gestione dei volontari, se tu vuoi essere un volontario per questa associazione, devi dedicare una mattina o cioè mezza giornata a settimana. Non puoi dedicare meno, ma lì dovevi dedicare mezza giornata, che per chi lavora significava la sera. Per chi ad esempio è in pensione può essere una mezza giornata con turno fisso dove tu effettivamente vai e hai anche un certo tipo di responsabilità. Quindi, o ad esempio sia per i volontari che per i dipendenti e soprattutto in associazioni di questo tipo dove potete immaginare che il trauma comunque da perdita anche per una persona che lavora con i bambini, cioè che vede questi bambini per tanti anni e poi può capitare, perché occupandosi di bambini con un determinato tipo di malattia o di tumore, questi bambini non ce la fanno, effettivamente il trauma anche per il volontario è un trauma molto forte e quindi queste associazioni cosa mettono, sia per il volontario che per il dipendente? Mettono in campo tutta una serie di attività di supporto, sia al volontario che al dipendente, che per il volontario significa capiamo come darti supporto psicologico, capiamo se per tot mesi non sei più a contatto con i bambini perché non ce la fai, perché rischiamo di perderti effettivamente, cioè di perderti nel senso che psicologicamente effettivamente non riesci a reggere l'impatto, e quindi gestiamo quello che può essere una turnazione. Quindi è fondamentale anche rispetto a quelle che sono le attività che vengono strutturate capire come supportare i volontari e i dipendenti, soprattutto nei servizi sociali. Perché una persona, sia un dipendente che un volontario, non può fare lo stesso lavoro a contatto o con la malattia o con la disabilità o con l'anzianità grave che ti porta comunque, cioè l'anzianità, la non autosufficienza che ti porta comunque a accompagnare una persona alla morte. Una persona non può fare tutta la vita questo. Cioè non, fisicamente non riesce, cioè psicologicamente e fisicamente non è reggibile, quindi bisogna pensare degli strumenti di supporto se si vuole continuare comunque ad avere un'organizzazione sana. Cioè se voi immaginate alcuni assessorati di comuni, le assistenti sociali, è un lavoro durissimo, se non riescono a garantire una turnazione anche tra i vari settori, non ce la fanno per 40 anni a fare la stessa cosa, a seguire le persone che stanno male, è veramente molto duro. Quindi diventa importante all'interno delle aziende strutturare ancora di più nelle aziende non profit tutto un supporto per i propri dipendenti affinché possano star bene nel lavoro che fanno. Questo è importante anche nelle aziende profit, però da un certo punto di vista il burnout nelle aziende non profit o anche nei servizi pubblici è molto più alto, appunto per il contatto anche con la sofferenza che si ha. La dimensione sociale, ovviamente i nostri servizi devono essere a beneficio della comunità o a beneficio di gruppi di persone svantaggiate, devono essere promosse da un gruppo di cittadini perché sono comunque entità private, devono gestire una governance. Qua io sono parzialmente d'accordo, nel senso che queste sono le teorie aziendali, gestire una governance affidata in modo prevalente a stakeholder che siano diversi dai proprietari del capitale. Cosa significa questa cosa? Questo vale soprattutto probabilmente in quelle che saranno le start-up a vocazione sociale. Quando diventeranno imprese sociali, quindi non saranno più start-up, quindi non ci sarà fondamentalmente l'imprenditore che ci lavora e basta, probabilmente scollegare quello che può essere la governance, quindi la gestione
dell'obiettivo sociale dalla proprietà del capitale sarà fondamentale per continuare a perseguire l'obiettivo sociale e quindi per non perseguire poi la massimizzazione degli utili, nel senso che quello che si dice anche all'interno delle imprese profit è dire ok, la gestione, cioè il management molto spesso sì, ha delle quote semmai di capitale che gli vengono date, delle stock option, però di solito è staccato e scollegato da quelli che sono i proprietari del capitale di rischio. Se voi pensate a tutte le aziende quotate in borsa dove tutti investono, loro sono i proprietari del capitale di rischio, mentre invece il management è staccato e gestisce l'impresa per rispondere agli obiettivi che l'impresa si è data. E l'impresa profit tra questi obiettivi è la risposta agli interessi dei nostri portatori di capitale di rischio. Bene o male all'interno di un'impresa non profit, non proprio, perché diciamo che l'obiettivo finale è rispondere ai bisogni della comunità. Coinvolgere nei processi decisionali tutti i gruppi interessati all'attività, cioè ad esempio se quando noi abbiamo creato, è stato aperto The Hub Milano, The Hub è un incubatore per il supporto alle imprese sociali, è un network poi peraltro internazionale, tra cui ce n'è uno a Bari, penso, a livello sì, c'è un hub a Bari, diciamo è un network di supporto alle nuove imprese sociali. Come è stato costruito? Proprio dal punto di vista costruzione fisica del luogo, questo è un luogo a Milano di 1000 metri quadri, enorme, con varie postazioni, è stato costruito ascoltando tutte le persone che vanno a lavorare lì, quindi viene aggiornato il luogo e vengono creati degli spazi ad hoc. Ad esempio, in un periodo la cucina non era molto funzionale, quindi uno dei feedback arrivato dalle persone era la cucina non è funzionale, sediamoci insieme, l'abbiamo ripensata, disegnata insieme e abbiamo trovato quello che poteva essere Val Cucine, uno sponsor interessato a creare la cucina di The Hub. Quindi diciamo a livello decisionale le decisioni vengono prese in maniera collettiva. Il rischio di prendere le decisioni in maniera collettiva è che poi ci si trova in una sorta di immobilismo, nel senso che se sono tante le persone che devono prendere una decisione in maniera collettiva, bisogna trovare degli strumenti per i quali poi alla fine una decisione viene presa. Quindi si sceglie una strada o meno. Quindi bisogna tutelarsi anche da questo. Prevedere la non distribuibilità e ho scritto la distribuibilità limitata dell'utile, ovvero la possibilità di dire ok, io decido che voglio distribuire l'utile ai miei investitori ma solo al 4%, ci sono pochissime di queste esperienze, cioè, diciamo che sono degli ibridi dal punto di vista legislativo, ce n'è una a Milano che è una società di consulenza per il supporto alla corporate social responsibility e hanno anche un incubatore per imprese sociali o ad alto contenuto sociale. Cosa hanno creato? Loro sono soci, hanno creato un SRL, non impresa sociale, per evitare appunto il discorso della non distribuibilità degli utili. E che cosa hanno fatto? Hanno messo un cap agli utili che possono distribuire, cioè nel loro statuto hanno detto ok, noi decidiamo di distribuire gli utili quando li faremo al 4%, cioè il 96% del mio profitto viene reinvestito ma il 4% viene dato ai miei investitori. Cosa simile è il centro medico di cui vi raccontavo prima, ci ha messo un tetto alla distribuzione degli utili. Questi sono i tre criteri dal punto di vista aziendale: mutualità, democraticità e inclusione, che bene o male abbiamo già visto nelle caratteristiche viste prima, quindi il concetto di non fare profitto, di raggiungere gli obiettivi sociali, creare dei sistemi di governance democratici dove tutti hanno la possibilità di parlare, creare dei modelli organizzativi che includano i propri lavoratori, sono tre caratteristiche fondamentali delle aziende non profit. Le suddividiamo come concetto di imprese sociali in imprese sociali di sistema, che sono le associazioni riconosciute non, associazioni di promozione sociale, cooperative,
cooperative sociali di tipo A, che sono quelle che fanno servizi per la cittadinanza, dalle residenze per anziani ai centri per la disabilità, agli asili nido. Cooperative sociali di tipo B, che sono cooperative di produzione ma hanno l'obbligo di integrare almeno il 30% di persone svantaggiate. Fondazioni, comitati, patronati, organizzazioni ONG, proloco e trust, e imprese sociali ex legge, che sono aziende di produzione non profit, che fanno parte del libro primo e del libro quinto. Fondamentalmente le imprese sociali che ci sono in Italia, questa è una legge del 2006, sono 500, quindi una legge fallita fondamentalmente, perché non è riuscita a creare effettivamente quello che voleva essere il veicolo, diciamo, per creare l'impresa sociale. Sono pochissime e sono SRL, quindi possono essere società di capitali con questo cappello giuridico sopra chiamato impresa sociale. Meno male, queste sono intese come organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica. Ci sono tutta una serie di attività che possono esercitare o possono decidere di integrare persone svantaggiate, almeno il 30% di persone svantaggiate. Contate che persone svantaggiate quali sono secondo voi in Italia? La legge che cosa dice sulle persone svantaggiate? C'è una definizione di persone svantaggiate che possono essere integrate all'interno delle imprese. In Italia fino a qualche anno fa erano persone, i detenuti usciti dal periodo di detenzione, persone disabili, psichici o fisici, punto. Da un anno e mezzo a questa parte la direttiva europea ha incluso nel concetto di svantaggiato anche le persone oltre 55 anni che non hanno un lavoro da più di 6 mesi. Quindi che hanno perso il lavoro da più di 6 mesi sono considerate come svantaggiate. E questo, più di 55 anni. Con più di 55 anni. O le persone sotto i 26 anni che non hanno ancora trovato lavoro. Quindi anche i NET sono persone svantaggiate, però sotto i 26 anni penso sia la soglia. Quindi c'è una direttiva europea che apre quindi la possibilità di creare imprese sociali supportando le persone che hanno perso il lavoro, che si trovano in cassa integrazione straordinaria, nell'inclusione di queste persone. Quindi queste persone possono essere considerate come persone che hanno uno svantaggio. Questo per darvi un'idea. Questi alcuni esempi, mi piacerebbe farvi vedere, adesso poi vi racconto questi, ma farvi vedere un video. Questo ora in basso, vediamo. Se va. Per raccontarmi meglio. Abbiamo tre casi. Silvia ha 38 anni. Cognitivo, è una ragazza molto dolce, lei diciamo in cucina è quella che un po' ci mette in ordine, ci lava, ci sistema, ci prepara qualche impasto molto semplice. Poi ne abbiamo altri due casi, un convulsivo che comunque di una grandissima cultura, comunque una persona con dei momenti di stanchezza, però questo è normale, che lavora molto bene, molto puntuale, molto preciso, che lavora veramente bene. Poi ne abbiamo un altro che è un paranoico, ha un problema di allucinazioni uditive e diciamo che lui possiamo definirlo un po' come il caso un po' più critico. Silvia, Stefano e Yuri, tre ragazzi speciali che da più di un anno contribuiscono al successo di Cicilla, la prima polpetteria di Milano, nata in zona Moscova. A gestire l'attività è la cooperativa sociale Anni Versati, che in un periodo
gioco, nel senso, avevamo l'idea di fare una cooperativa un po' che, sociale di tipo B, che inserisse disabili psichici un pochino diversa dal solito, non con i canoni classici, ma che si occupasse di un ramo imprenditoriale ben definito, che è la ristorazione, però con una serie di attenzioni rispetto al profitto, cioè rispetto alla capacità di stare sul mercato. Una parte è la gestione commerciale di quello che vuol dire una gastronomia, una produzione, una gestione, e l'altra parte in parallelo va lo che è il progetto sociale, dove se comunque uno cade, cade pure l'altro. Ma il progetto è molto solido, garantito dal sostegno del consorzio delle cooperative e aiutato anche dai finanziamenti ottenuti per l'assunzione di soggetti svantaggiati. Cicilla, a un anno dall'apertura, chiude il proprio bilancio in attivo. Abbiamo la capacità di stare sul mercato come qualsiasi altra gastronomia. Con un vantaggio però, che siamo uno profit, e secondo me questo è addirittura un vantaggio rispetto alla crisi. Abbiamo le difficoltà di uno start-up, ma in banca siamo agevolati dal fatto che siamo uno profit, quindi in qualche modo c'è un mondo alle spalle che protegge. E i clienti? Cicilla li ha conquistati sul campo. La politica del locale, infatti, è quella di non pubblicizzare la natura sociale del progetto. Sapere che noi facciamo una cosa diversa più nel rapporto con le istituzioni, con i nostri stakeholder più interni, diciamo così. Sul pubblico perché no? Perché dobbiamo creare anche un po' una sorta di ghetto. Mi piacciono le polpette, sono buone, vengono per quello, devono venirli per il servizio, non perché lo fa un disabile psichico, che mi sembra un'idea superata. Consapevole o meno, il pubblico dimostra di apprezzare il lavoro dei ragazzi. Prima volta che vengono sono trovato bene. C'è anche una ricercatezza, insomma, dell'artigianalità, diciamo, in generale, insomma, sia l'ambiente. Ho fatto un assaggio di vari tipi di polpette e mi sono piaciute molto. La nostra sicuramente. Qual è la grande lezione che questi ragazzi vi trasmettono quotidianamente? Forse, guarda, la più grande è che sono gente che c'ha voglia di fare. Che quando tu vai in una strada e vedi i ragazzi, vedi della gente che dice non trovo lavoro, tanta gente non ha molta voglia di fare e loro farebbero qualsiasi cosa per poter lavorare. Ecco, quella forza è quello che forse è più bello. Cosa ne pensate? Cosa vi ha colpito? Questa è una polpetteria che è nata, una cooperativa sociale di tipo B, integra disabili psichici, quindi quelle le persone che avete visto, hanno raccontato un po', diciamo, che tipo di problematiche effettivamente hanno. È nata da un paio d'anni in una zona particolare di Milano, comunque a Moscova, dove effettivamente ci sono tutta una serie di locali, una zona molto in, diciamo, per uscire. Quindi che cosa vi ha colpito di quello che va detto, che ha raccontato? Non è stato chiarissimo. Non è stato l'audio. L'audio, ok. Però diciamo quello che siete riusciti a cogliere. Ma è comunque il fatto che sia comunque un'impresa che lavora, che funziona, però ha un aspetto non profit, comunque ha un valore molto interessante, cioè un parametro molto interessante. Sì, loro dicono noi stiamo sul mercato. Esatto. Questo è il primo concetto. Le polpette sono buone, i nostri clienti ritornano, cioè i nostri clienti devono tornare perché le polpette sono buone. Poi il fatto, noi, qual è il nostro vantaggio di essere non profit? Noi non vogliamo sponsorizzarlo, anche se le interviste vengono fatte di fronte, diciamo, a quello che è all'entrata, c'è scritto Cicilla è un'impresa sociale, quindi che aiuta e supporta le persone che lavorano all'interno di Cicilla. Però la loro ottica è di dire le persone tornano perché gli piacciono le nostre polpette. Ha dei costi per la zona, più o meno è in linea con quelli che sono, diciamo, i vari ristoranti, forni che ci sono in zona, quindi si mangia bene o male a pranzo con 10 euro, che più o meno questo è il costo, e poi dice noi siamo non profit e questo ci facilita nella negoziazione con quelle che sono le banche. Perché lei dice poi anche questo, dice noi il fatto di essere non profit ci aiuta perché noi ci possiamo rivolgere sia da una parte alle banche e quindi alle banche dedicate al non profit, ovvero Banca Prossima,
e poi la parte, lo sportello di Unicredit dedicato alle aziende non profit che si chiama Universo Non Profit. Banca Etica, in verità loro investono di più, cioè cosa fanno? La loro scelta di investimento dei soldi dei loro risparmiatori sono basate su dei rating di eticità, quindi non si rivolgono prettamente ai clienti non profit, ma investono i soldi di diversi clienti in maniera etica. Questo diciamo è la mission di Banca Etica, mentre invece la mission di quella che è Banca Prossima o i servizi anche di UBI o di Unicredit dedicata al non profit è di servire le aziende non profit. Quindi diciamo questa è la differenza, e loro sono facilitati perché poi per un'azienda non profit ottenere semmai un fido in banca è più facile, ottenere dei tassi di interesse più bassi comunque dedicati alle aziende non profit è più facile, e quindi diciamo che loro negoziano con quelle che sono le attività sul territorio in questo modo. Quindi lei dice noi vendiamo le polpette, e poi la terza cosa che dice invece la persona che lavora all'interno, fa queste persone hanno tanta voglia di lavorare, noi non le ghettizziamo, non le vogliamo ghettizzare, non deve essere un posto dove sono i disabili psichici. Non ci interessa, nel senso noi le vogliamo supportare ovviamente in un percorso di crescita, ma abbiamo un mercato duale, uno di supporto ai nostri utenti inclusi e uno legato alle polpette. E questo diciamo è un po' il movimento che si sta attivando anche dal punto di vista del terzo settore. Loro stanno in piedi, dopo un anno sono a pareggio di bilancio vendendo le polpette, quindi coprono tutti i loro costi. Altri esempi. So, qui vedete un po' di esempi diversi diciamo su un concetto di impresa sociale. Ci sono le fondazioni bancarie come Unicredit Foundation che supporta e fa erogazioni a progetti, adesso sta erogando un premio di 60.000 euro su tutta Italia per progetti legati agli anziani, quindi a supporto degli anziani attivi ad esempio, quindi si danno delle tematiche e supportano la crescita di questi progetti. Fondazioni di impresa come Fondazione Vodafone Italia, che anche lì creano partnership diciamo tra le imprese profit e imprese non profit. L'AIRC, che è l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, che se contate che è l'associazione che raccoglie il più alto diciamo livello di finanziamenti del 5 per 1000 su tutto il paese. Quindi le persone donano il loro 5 per 1000 all'AIRC. Oltre Venture è un venture capital sociale, quello che vi dicevo prima, che si è costituito da ex, da persone che lavoravano prima nel mondo della finanza, e bene o male, posso sedermi? Mi vedete se mi siedo? No, mi siedo così. Che lavoravano nel mondo... Ok. Va bene, che lavorava nel mondo della finanza, hanno deciso di investire, di provare a investire con capitale paziente, quindi con un capitale che ha un tasso di restituzione su 10 anni, non su 3, non del 40%, ma del 4-5%, investire in progetti sociali, quindi in progetti di housing sociale, ad esempio, o in progetti di sanità leggera, sanità etica, quindi diciamo che investe come un venture capital significa che è uno strumento di supporto a quelle che possono essere le start-up sociali, quindi è uno strumento di supporto che ti dà un finanziamento ma entra anche nella governance per poi dopo tot anni uscire e vendere le proprie quote all'imprenditore, però entra nella governance per supportarti dal punto di vista del management. Poi Dynamo Camp, l'avete mai sentito? Sì. Quello per i ragazzi che hanno delle difficoltà, tipo disabili o sbaglio, comunque. Sì, sono persone con malattie molto gravi, in verità sono bambini con malattie molto gravi. È organizzato in estate, se non sbaglio. Esatto, in Toscana. Adesso peraltro hanno fatto una partnership, penso, con Philadelphia, perché tutte le pubblicità del Philadelphia sono collegate a Dynamo Camp. E loro cosa creano? Creano ogni anno un camp di 2 mesi, e quindi ogni bambino può star lì una settimana, 10 giorni,
dove questi bambini che hanno molto spesso sono, diciamo, devono sempre stare in famiglia, vivono molto spesso in ospedale, hanno la possibilità di fare una vacanza normale. Quindi ci sono team di volontari, di medici, di psicologi che supportano comunque, diciamo, tutto il processo. I bambini fanno una vacanza da soli, senza genitori, andando arrampicando, andando in piscina, in questa villa, in questa, diciamo, casa molto bella, che ha tutti i comfort e ha una serie di possibilità appunto per questi bambini, diciamo, e passano una settimana indipendenti dai genitori, come se fosse, come se la loro vita fosse normale. Quindi questo, diciamo, dà la possibilità anche alla famiglia di ricomporsi e dà un supporto, diciamo, durante il periodo estivo, anche alla famiglia che non deve vivere sempre a contatto comunque con la malattia, con la difficoltà, e dà la possibilità al bambino di vivere una vita normale, quindi di fare un percorso di crescita. Ad esempio, loro accettano volontari, selezionano volontari da tutto il mondo per le settimane, soprattutto dalla Germania e dall'Italia, perché hanno camp per bambini tedeschi e per bambini italiani. E loro selezionano i volontari che supportano in questo periodo. Che cosa fanno? Un corso di formazione per i volontari, perché ovviamente non è sempre facilissimo trovarsi a gestire bambini comunque che da una parte sono molto più grandi della loro età e quindi hanno affrontato e stanno affrontando un determinato tipo di malattie, e dall'altra parte hanno delle problematicità abbastanza gravi. Loro accompagnano questi volontari che li supportano nella creazione di queste settimane. Dopodiché vedete il FAI, che invece è il Fondo Italiano per l'Ambiente, e WISP, che supporta le associazioni sportive. Make a Change ve l'ho già raccontato, che è quello appunto dove ho partecipato alla competition. Ogni anno fanno una competition per una startup. Quello che ha vinto è quello di Cagliari. Sì, esatto. No, Make a Change è un'associazione di Milano, fondata da diversi professionisti che lavorano in società di consulenza, e anche il fondatore invece del Venture Capital Sociale che abbiamo visto prima, di Oltre Venture, ed è un'associazione per la promozione dell'impresa sociale. Loro ogni anno creano una competition dedicata al migliore progetto di impresa sociale, quindi c'è la possibilità appunto di presentare un proprio business plan. Dopo una prima fase di selezione, i 5 progetti che arrivano in finale vengono seguiti da team di consulenti che affiancano queste persone, questi progetti, li controllano il business plan, lo fanno crescere, per poi arrivare alla serata finale dove fondamentalmente viene proclamato il vincitore, che ha la possibilità di avere 30.000 euro a fondo perduto. Quindi, diciamo, tutta la competition ti dà la possibilità poi di ottenere 30.000 euro, che può essere anche un capitale iniziale per poi iniziare l'impresa. Quest'anno l'hanno creato in partnership con Suez, quindi diciamo che il focus era dedicato all'ambiente, ma il focus è sociale a 360 gradi, almeno una persona deve essere sotto i 35 anni all'interno del team, ma sul sito internet trovate, diciamo, tutte le regole della competition. Vedete ACRA. ACRA è un NGO che sviluppa progetti di formazione in India e Sud America e in Africa, e ha creato con altre NGO una piattaforma di investimento per lo sviluppo di imprese sociali locali nei paesi del terzo mondo, ovvero la possibilità appunto di finanziare e investire finanziariamente in imprese sociali gestite però da persone del luogo. Quindi, diciamo, un'ottica di cambiamento di quella che è la cooperazione internazionale, che è sempre stata molto calata dall'alto, nel senso che sì, io faccio cooperazione internazionale, poi creando e coordinandomi con un partner locale, in questo caso è io finanzio la crescita e supporto la crescita di imprese locali tramite l'aiuto e il supporto a persone del luogo. Questo per darvi un'idea. Estia è una cooperativa sociale che lavora col teatro in carcere, nel senso una cooperativa sociale che supporta e integra detenuti all'interno del carcere di Bollate, che è un carcere, diciamo, un po' particolare, nel senso è stata una sperimentazione di buone pratiche, non è il carcere modello,
non è il carcere, diciamo, che effettivamente c'è in Italia, è un carcere modello, nel senso, vi faccio un esempio, non ci sono le chiavi alle celle, per darvi un'idea. Quasi tutti i detenuti lavorano all'interno di cooperative sociali, si occupano di catering o si occupano, come si occupa Estia, sia di teatro, quindi fanno corsi di teatro con persone che vengono anche all'esterno e poi fanno uno spettacolo ogni anno e partecipano anche a festival di teatro europei, oppure si occupano della falegnameria, quindi creano comunque artigianato su misura, oppure diventano esperti tecnici del suono, suono e luci, e quindi lavorano ad esempio all'interno anche di eventi organizzati dal Comune di Milano, concerti, quindi diciamo che è il supporto. Secondo voi qual è l'impatto che questo tipo di cooperative sociali possono avere in carcere? Cioè qual è l'obiettivo per cui loro nascono? Reintegrazione del detenuto. Perché tramite la reintegrazione, tendenzialmente, quando il detenuto poi esce... Non si sente solo. Sì, non si sente solo, ma non si trova... Si è completato, diciamo, quell'opera che dovrebbe essere fatta di rieducazione del soggetto, praticamente. Quindi... Sì, loro abbattono proprio il tasso di recidiva, nel senso che una persona riesce a essere integrata completamente all'interno poi della società, ha la possibilità di imparare effettivamente un mestiere e poi di tornare sul territorio a... Esatto. Poi con tutte le difficoltà, perché ovviamente c'è un retaggio culturale comunque in Italia che non è così facile, effettivamente, perché dopo i primi sei mesi, se tu assumi una persona che era in detenzione, hai degli sgravi fiscali, dopo sei mesi non ce li hai più. Quindi, e quindi effettivamente poi non è facilissimo, soprattutto per le persone che scelgono di assumerlo perché possono avere degli sgravi fiscali, mantenere poi effettivamente la persona che lavora. E si è visto comunque che il tasso, lavorando appunto, facendo tutto un percorso, si è visto che il tasso di recidiva è calato tantissimo. Quindi effettivamente a fronte di un tasso di recidiva del 60% delle persone che sono in carcere, si abbatte al 4%. Quindi al 4%. Sì, si abbatte al 4%. Quindi fondamentalmente, complessivamente, c'è un risparmio per lo Stato molto alto, perché se voi vi immaginate che effettivamente è lo Stato che paga la detenzione delle persone, il fatto che una persona poi torni in carcere è un costo per lo Stato, economico e sociale effettivamente, e quindi c'è la possibilità di supportarli. In questo modo Cauto invece è una cooperativa sociale di Brescia che include persone e si occupa di rifiuti, quindi fa, diciamo, uno dei business più profit in assoluto, la gestione dei rifiuti, ma lo fa una cooperativa sociale Onlus, quindi che non ha l'obiettivo di massimizzazione di quelli che possono essere gli utili, infatti gestisce tutta una serie poi di progettazione con la grande distribuzione per abbattere quelli che possono essere i rifiuti, i prodotti che vengono buttati, fare educazione alimentare, lo fa integrando, loro hanno peraltro il 60% di soci circa svantaggiato, quindi non solo il 30%, ma un numero più alto, e quindi lo fa integrando persone svantaggiate. Ma fanno lo stoccaggio di rifiuti oppure fanno... Hanno raccolta e stoccaggio. Sì. È una cooperativa molto grossa di Brescia. Quante sono però appunto le aziende non profit in Italia? Contate che l'ultimo adesso a luglio, e per i ricercatori sarà veramente finalmente un buon risultato, si avrà il censimento. Questi sono dati sulle imprese sociali e aziende non profit, sono al 2001 l'ultimo censimento. Quindi figuratevi questi, perlomeno i primi, poi gli ultimi invece sono tratti da una ricerca di UniCredit Foundation del 2012. Quindi dal 2001 non c'è stato un aggiornamento dei dati fino ad oggi, fino a fra tre settimane dovrebbe rilasciare l'Istat il censimento sulle non profit. Ci sono 235.000 aziende non profit, di queste sono, la maggior parte sono associazioni non riconosciute, e i temi maggiori sono sport e cultura, meno male. Ci sono 13.000 cooperative sociali
e ci sono più o meno 600 imprese sociali. Lavoratori dipendenti e indipendenti, quindi non solo i contratti a tempo indeterminato, anche i soci delle cooperative e anche le persone che hanno contratti o hanno partite IVA, sono 488.000, ci sono 4 milioni di volontari in Italia, quindi un numero molto alto di volontari, cioè di persone che decidono di prestare il loro lavoro volontariamente, 38 miliardi di entrate, quindi è un po' meno del 3 in verità, è il 2,5 del PIL, e 35 miliardi di uscite, con un surplus di 3 miliardi che vengono reinvestiti all'interno. Quindi su 235.000, 600, sì, giusto? Sì. Se volete avere notizie precise sull'impresa sociale ex legge, c'è il rapporto di Iris Network, si chiama, che adesso a settembre uscirà quello 2013, però si scarica sul sito di Iris Network, da diciamo tutta una serie di dati su quelle che sono le imprese sociali. Qua avete le definizioni, diciamo, che vi ho un po' già dato, diciamo, del significato di cooperativa sociale. Vedete che sono 13.000, quanto generano, tanti posti di lavoro, perché la maggior parte, diciamo, di quei posti di lavoro che abbiamo visto sono posti di integrazione all'interno delle cooperative sociali, e questi sono dati di Istat 2005, quindi su 317.000 ci sono 211.000 dipendenti, i soci, e 33.000 tra collaboratori interinali. Cooperative di tipo B, inserimento lavorativo di varie persone che possono essere svantaggiate. Oltre la cooperativa sociale Cauto, loro fanno di tutto. Ad esempio il gruppo Fraternità, secondo me, era carino perché fa un altro servizio che è attualmente molto profit, cioè la riscossione dei crediti. E loro per la pubblica amministrazione riscuotono i crediti nel loro territorio. Lo fanno come? Includendo persone con uno svantaggio. Quindi supportano queste persone, quindi fanno comunque tutta una serie di attività per questi utenti, e il loro servizio sono servizi tributari e riscossione crediti per la pubblica amministrazione. Brescia sempre. Sì. Hanno la concessione da parte del comune? Sì, hanno vinto una gara. Sì, esatto, hanno la concessione da parte del comune. Comunque, se voi immaginate, cioè, è una delle cose, diciamo, meno sociali che si possa pensare, però in verità loro, strutturandolo, diciamo, con tutta una serie di un'inclusione lavorativa di una serie di soci svantaggiati, fanno questa attività e si riescono a sostenere e a dare lavoro a queste persone. Poi ci sono le fondazioni bancarie di impresa, cioè le fondazioni bancarie e di impresa, quindi vedete, questi due esempi sono fondazioni di impresa, tendenzialmente danno erogazione a fronte di progetti. Quello che vi consiglio, se volete presentare un progetto a una fondazione di impresa, è di presentarlo vicino a Natale, perché vicino a Natale loro tendenzialmente accolgono molti più progetti e leggono, e molto spesso i progetti che arrivano prima non li leggono nemmeno, o bisognerebbe riuscire a capire quando il loro consiglio di amministrazione si riunisce, che si riunirà 3-4 volte all'anno, e in quel periodo leggono probabilmente i progetti per poi deliberare. Quindi, capendo effettivamente questo, c'è la possibilità di presentare una serie di progettualità. Quindi vedete, Fondazione Johnson & Johnson, ad esempio, nel sud Italia investe molto, soprattutto a Napoli, hanno investito tanto a Napoli, a Rione Sanità, quindi diciamo, bene o male, hanno comunque un focus, un'attenzione. Ad esempio, prima parlavamo di Enel Cuore, anche Enel è una parte di una struttura di un'impresa, quindi contando che comunque Enel ha la sede principale a Roma, l'idea comunque di poter investire all'interno anche di tutta Italia può essere interessante. Voi come imprese sul territorio pugliese che fanno una serie di investimenti anche sul non profit o sul welfare aziendale? Guardi, che io mi sa che non
Capito, è una cosa alla quale ci stiamo affacciando e quindi non abbiamo conoscenza, almeno personalmente, dettagliata del territorio. Non è un caso se sto seguendo le sue lezioni. Ok. Perché la cosa che potrebbe essere interessante è perché andare a vedere quelle imprese di medie e grandi dimensioni, che va bene, non sono tantissime, però ad esempio io so che a Molfetta c'è cioè un'impresa di grandi dimensioni che è un'impresa che è quotata in borsa, la Ciccolella SPA, che produce fiori e fa energia in teoria sostenibile. No, lei la conosce? Il nome sì, però non sapevo questi. È che questi loro risponti. Loro secondo me, ad esempio, studiare su tutto il territorio, perché per le imprese comunque investire nel proprio territorio, anche dal punto di vista del riscontro, anche di un riscontro positivo nei confronti della regione in generale, ente locale. Questa azienda di Molfetta, loro producono fiori. No, in cosa investe in termini di... Io so che erano interessati a capire anche, diciamo, sono un'impresa familiare, quindi nel collegamento e nella relazione con i propri dipendenti, di solito comunque le medie imprese, anche se loro sono un SPA, quindi una parte quotata in borsa, hanno particolare attenzione, quindi non so, strutture in termini di flessibilità lavorativa. Esempio, si potrebbe parlare e pensare se loro possono essere interessati a investire in progetti imprenditoriali in Puglia, perché loro sono nati da due generazioni, penso, quindi sono nati, possono essere interessati a capire come supportare la regione e il territorio. Quindi la cosa interessante sarebbe anche vedere e scandagliare su tutto il territorio quali possono essere le imprese che possono avere un interesse a investire sul territorio, a supportare, diciamo, le diverse organizzazioni. E queste, oltre quelle che possono essere le multinazionali, perché le piccole e medie imprese, bene o male, investono moltissimo in responsabilità sociale. Quindi vedere ovviamente non le piccolissime, ma vedere le medie che possono essere interessate anche a investire non solo nei propri dipendenti, ma anche in attività. Dopodiché abbiamo le fondazioni operative, avete le università, la Cattolica è una fondazione, la Bocconi non lo è ma è un ente morale, però fondamentalmente sono fondazioni che fanno attività culturale, assistenza, educazione, gli ospedali, musei, che effettivamente si strutturano come fondazione sul territorio. Le fondazioni hanno bisogno di un capitale sociale molto alto, di 100.000 euro. Diciamo che non sono la struttura più facile da creare sul territorio, ovviamente, perché bisogna avere un capitale, un lascito o un capitale da mettere di 100.000 euro che deve essere vincolato. Però effettivamente delle strutture così grandi creano delle fondazioni. Interessante è l'esperienza delle fondazioni di comunità, quindi delle fondazioni che vanno a raccogliere investimenti di tutta la comunità per finanziare progetti territoriali. Su questo potete guardare Assifero, si chiama, che è un network di queste fondazioni ed enti di erogazione, che può effettivamente dare una serie di spunti e vedere che tipo di fondazioni ci sono che investono su diversi progetti, o che fondazioni di comunità esistono in Puglia, quindi su quali progetti queste fondazioni di comunità investono e su come si stanno strutturando. Dopodiché ci sono le fondazioni grant making, soprattutto straniere, Acumen Fund, la Schwab Foundation, quindi che danno, erogano contributi e basta, quindi non fanno attività, quindi decidono dove erogare contributo e sviluppano e supportano tramite il controllo, diciamo, quello che è l'erogazione del contributo. Fondazione Grant Making di origine bancaria è Fondazione Cariplo. Fondazione Cariplo, che eroga in Regione Lombardia, dà una serie di contributi dal punto di vista culturale e sociale, dopodiché richiede una rendicontazione rispetto al progetto che loro hanno finanziato. Fondazioni di origine bancaria, le imprese sociali che abbiamo visto. Dopodiché, per darvi una stima di quanto
è il valore economico generato dal volontariato, che è interessante vedere che abbiamo visto comunque che le imprese hanno una serie di persone che lavorano, ne abbiamo viste 488.000, ma c'è un volontariato, che sono i 4 milioni di volontari che abbiamo visto prima, che comunque ha un valore economico, nel senso che io come volontario genero un risparmio economico, perché se il mio ruolo è fondamentale, se il mio ruolo di volontario è fondamentale, se effettivamente io metto la mia professionalità la sera o nel tempo a frutto comunque dell'organizzazione, e si crea un valore comunque economico per il territorio. Vedete l'esempio sulla Lombardia, perché Milano è una città di volontari, cioè molto forte il concetto comunque del volontariato a Milano. Vedete che ci sono 5.048 persone full time equivalent, ovvero è come se tutte le persone che fanno volontariato sono uguali a 5.000 persone assunte, e quindi un valore di 100 milioni, 101 milioni circa. Per darvi un overview, diciamo, finale di questa prima parte, cosa sta facendo l'Europa? L'Europa sta investendo moltissimo dal punto di vista dell'impresa sociale, nel senso che ha creato negli ultimi anni un comitato di esperti sull'innovazione sociale e sull'impresa sociale. Da parte dell'Italia c'è l'amministratore delegato di Banca Prossima, che è la banca dedicata al non profit, un professore di Eurix dell'Università di Trento, una practitioner che ha lavorato al gruppo Abele di Torino, e dopodiché Filippo Addari, che è il responsabile di Euclid Network, che è un network per lo sviluppo dell'impresa sociale in Europa. Quindi ha creato questa commissione di esperti. Tendenzialmente quest'anno, il 2013, è l'anno, diciamo, di buco strategico dell'Unione Europea, cioè non sono usciti bandi, non escono bandi quest'anno, perché la strategia verrà presentata a fine 2013 per ripartire dal 2014 al 2020 con l'Horizon 2020, ovvero la strategia dell'Unione Europea nei prossimi anni, nei prossimi fondamentalmente 7 anni. Quindi creeranno tutta una serie di bandi non solo di ricerca ma di sviluppo imprenditoriale derivanti dall'Unione Europea, che, diciamo, i canali saranno due: una parte di canali sarà dedicata alle regioni obiettivo convergenza, come sono la Puglia, quindi passerà tramite quello che è lo Stato e poi la Regione, e tutta una parte di canali sarà dedicata ai progetti internazionali, quindi la capacità di mettersi in rete, ad esempio con altre piccole e medie imprese di diversi paesi, per creare delle progettualità che possano avere un riscontro sui diversi territori. Tendenzialmente per vincere un progetto europeo bisogna avere partner in 5-6 paesi. Di dimensioni non è particolarmente importante, cioè ci sono alcuni partner che sono molto forti e che garantiscono la possibilità di vittoria, e sono fondamentalmente sull'impresa sociale, penso sono due, e sono Nesta in UK e la Young Foundation, che loro, quando tu inizi a vincere un bando europeo, tendenzialmente più vinci e più vincerai ancora, nel senso che loro vedono come tu lavori e quindi la tua vittoria dipende da quanto tu sei capace di vincere, che è una cosa un po' assurda, ma funziona così anche per Fondazione Cariplo. Cioè, se tu entri effettivamente nel giro dell'Unione Europea, più presenti, più hai la possibilità di vincere, più vinci e più le cose che presenti hanno la possibilità di vincere. Quindi, diciamo, devono essere almeno 5 paesi. Vedere un po', come, se siete interessati a, io vi do l'overview, a partecipare a un bando europeo, capire quali sono i partner che hanno vinto negli anni passati e quali possono essere interessanti per voi, mantenere e trovare un partner sempre in una regione, in uno stato dell'est Europa, perché quello viene valutato in maniera molto positiva, nel senso, quindi, la capacità non solo di avere partner nei paesi principali, Francia, Germania, Italia, Spagna e Gran Bretagna, ma averlo anche in paesi dell'est Europa, e creare un progetto internazionale che abbia delle ricadute sul territorio, soprattutto dal punto di vista di disseminazione. Poi, soprattutto per voi, ad esempio, quello che mi viene in mente è di dire: capiamo anche come piccola media impresa posso inserirmi
nella parte di disseminazione dei progetti, perché molto spesso, ad esempio, vi faccio un esempio sui progetti di ricerca FP7, quindi progetti quadro del programma quadro, del settimo programma quadro. Ad esempio, le università si mettono insieme, molto spesso hanno bisogno di una piccola media impresa e molto spesso hanno bisogno di qualcuno che sia bravo a fare disseminazione dei risultati, quindi a organizzare tutta una serie di progettualità di comunicazione. Quindi entrare effettivamente in quello che può essere un network di questo tipo può essere interessante, perché si può entrare sia come partner oppure dire ok, mi date effettivamente poi, nel caso in cui vinciate, mi date la commessa per sviluppare questo tipo di attività. E contate che poi questo sia per quanto riguarda i canali, diciamo, di risposta diretta all'Unione Europea, sia per quanto riguarda i canali intermediati con la regione, perché poi la regione dovrà recepire comunque quello che saranno le strategie dell'Unione Europea e metterle in pratica sulle regioni obiettivo convergenza, quindi la regione Puglia dovrà poi mettere in pratica e creare tutta una serie di bandi per sul territorio. Quindi questo per darvi un'idea, tornate indietro, per darvi un'idea di quello che sta facendo, l'Unione Europea. Vi parlo di questo, poi se siete d'accordo apro le domande, facciamo poi una pausa di 5 minuti. Se questo è uno dei video, penso, non so se conoscete TED.com come sito internet. TED.com secondo me è una delle cose più belle che hanno creato negli ultimi anni, nel senso che è una piattaforma online di video di persone molto diverse tra di loro che parlano delle ultime scoperte a 360 gradi di ogni tipologia di argomento, nel senso che si dà la possibilità, si è creato questo network di persone che parlano per 20 minuti a questi eventi, cioè quello principale è un evento a pagamento molto grande in grandi città, però poi si sono creati sul territorio TEDx, quindi degli eventi creati dal basso, selezionando delle persone del territorio che hanno qualcosa da raccontare. Quindi per 21 minuti queste persone possono effettivamente raccontare la loro esperienza, fanno, diciamo, un discorso di ispirazione, raccontando effettivamente quello che può essere una parte anche di quello che hanno vissuto, di quello che credono su determinati argomenti. Per darvi un'idea, si va da quello che crea le statuine in miniatura che si vedono solo con la lente di ingrandimento e lui racconta come le fa e lo fa vedere, fino ad arrivare a studiosi che ipotizzano sui trend futuri legati alla povertà, legati alla medicina. Questo è un video, quindi se vi capita, secondo me è molto bello, ci sono degli argomenti, poi è molto fruibile anche da quelli che, cioè, io guardo video di medicina e riesco a capire effettivamente, quindi è fruibile da persone che non si occupano di quel particolare tema. Questo che vedrete è un video di questo fundraiser che vi racconta di quali sono i paradossi effettivamente che sono presenti nel non profit. Lui è uno dei fundraiser più importanti che ha creato una campagna per la raccolta fondi per l'AIDS e per il cancro, ma ha raccolto tantissimo e hanno investito tantissimo in progetti legati allo sviluppo dell'inclusione sociale o allo sviluppo di ricerca scientifica, e racconta effettivamente quali possono essere i paradossi che si trovano nella nostra cultura, lui è americano, però bene o male sono replicabili anche nella cultura europea, legati al non profit. Uno fra tutti è: nel non profit non puoi avere uno stipendio uguale agli altri, quindi meno male, cosa succede? Anzi, devi avere uno stipendio a 40 anni, è studiato che a 40 anni guadagni il 40% in meno della stessa posizione in un'azienda profit, con lo stesso tipo di caratteristiche. Quindi cosa succede? Lui dice, noi abbiamo, cioè costa meno al direttore generale di Amazon investire non so, tot soldi del suo stipendio in beneficenza che lavorare per una non profit, essere il direttore generale di una non profit. È talmente tanto il dislivello di guadagno, e questo è un paradosso, perché dice, perché non possiamo attirare le persone con più alte competenze? Perché se le paghiamo così tanto meno, effettivamente prospetticamente non le attiriamo. Poi un altro paradosso dice,
perché non possiamo creare campagne di fundraising dove effettivamente noi investiamo tanti soldi, però con l'ottica di avere un ritorno su questi soldi. Ad esempio lui dice: ok, io investo in spese generali per creare una campagna di fundraising 100.000 euro, ma riesco a raccoglierne in questo modo 500.000. Io vengo visto in maniera peggiore rispetto a uno che investe semmai, non so, 2.000 euro, ma ne raccoglie 3.000. Lui dice: su che tipo di torta stiamo parlando? Di che tipo di livello appunto stiamo parlando? Quindi questo è un video, ve lo consiglio, oltre perché è molto, cioè molto divertente, molto leggero comunque, e fa vedere effettivamente quali sono alcuni paradossi dal punto di vista culturale che bisogna superare per riuscire poi a creare una cultura dell'imprenditoria sociale che è basata sulla capacità di fare impresa e sulla capacità di raccogliere fondi e di dividersi una torta più ampia per avere un impatto sociale maggiore. Io direi, se siete d'accordo, non so se avete qualche domanda, qualche curiosità. Io volevo un secondo fare qualche domanda a proposito della struttura giuridica anche del profit. Per esempio, non so se devo parlare al microfono, non mi sento. La domanda riguarda in particolare la possibilità di applicare i criteri di impresa sociale alle nuove forme di aggregazione di impresa, quali ad esempio ATI o ad esempio reti di imprese, se esiste già una normativa del genere in materia o se ci sono degli studi in merito. Beh, le imprese sociali possono, per rispondere, come anche le cooperative sociali, per rispondere ad esempio anche dei bandi di gara di quelli che sono gli enti locali, non so, per il supporto ad esempio a, mi viene in mente, fare un'attività di sviluppo e supporto residenziale per anziani, assistenza domiciliare, loro possono crearsi e strutturare delle associazioni temporanee di impresa, cioè funziona il concetto di impresa sociale come quello che può essere un concetto di SRL, quindi non c'è nessun limite da questo punto di vista. Sicuramente ci sono i consorzi di cooperative sociali, come ci sono, diciamo, i rappresentanti che sono basati su cooperative sociali di secondo livello. Da quel punto di vista, ad esempio, quelli che possono essere Conf Cooperative, Feder Solidarietà, Lega Coop, non c'è la stessa cosa relativamente alle imprese sociali, nel senso che dal punto di vista anche di rappresentanza non è stato ancora costituito. C'era l'agenzia del terzo settore, che però rappresentava tutto il terzo settore, ma è l'unico ente che è stato sciolto dal governo Monti. Tra tutte le varie enti e agenzie speciali è stata l'unica sciolta, è stata quella del terzo settore. E poi un'altra domanda era a proposito della, no, se a livello ministeriale c'è qualche struttura che si interessa nello specifico di impresa sociale, magari ente o istituzione alle quali è possibile rivolgersi proprio per una consulenza di tipo, non dico pratico, ma quantomeno operativo. Allora, beh, c'era l'agenzia del terzo settore che è stata chiusa. Adesso, vabbè, dal punto di vista politico è stato creato qualche settimana fa, è stato creato, diciamo, un gruppo di parlamentari che si occupano di terzo settore, che è guidato da Patriarca del PD, da Lupi del PDL e da Olivero, che era l'ex presidente delle ACLI. Quindi loro hanno creato questo gruppo parlamentare che copre, diciamo, compresi 5 Stelle, copre, diciamo, una serie di attività che si faranno. C'è un forum del terzo settore, di cui era presidente Olivero prima di entrare in politica, che dovrebbe avere rappresentanza a livello di lobby, dove nel consiglio direttivo del forum siedono tra le più grandi rappresentanze, quindi CDO, CGM, Federsolidarietà, Lega Coop, e Avis, cioè, diciamo, le rappresentanze del terzo settore più ampie. Si occupa di terzo settore il ministero dedicato al welfare, tendenzialmente non è fortissimo il terzo settore anche nelle rappresentanze, diciamo, con quelli che possono essere gli enti politici.
Questo anche a livello locale, anche se diciamo che sta supportando molto nello sviluppo di un welfare. Però se dovessi pensare chi poter contattare, penserei al forum del terzo settore sicuramente, a questo gruppo parlamentare che sta lavorando su questo. Grazie. Direi, vediamo che ore sono, così ci diamo i tempi, 11:40. Facciamo 10 minuti, può andare bene? Ok. Va bene, allora che cosa vediamo adesso? Beh, quello che vi farò vedere un po' solo qual è la situazione che il mondo non profit si trova ad affrontare. Quello che vi farò vedere sono dei dati della Lombardia, e però chiederò a voi di vedere quali sono i problemi che insomma accomunano una parte dell'Italia, quali sono i problemi e i bisogni che voi riscontrate su questo territorio. Quindi quello che noi ragioneremo, su cui ragioneremo insieme, questo un'ora e mezza, due ore, così completiamo tutto per la mattinata e non... e finiamo diciamo il percorso entro tutta la mattinata. Quello su cui ragioneremo è partire dai bisogni che noi identifichiamo sul territorio per creare poi delle idee di imprese. Quindi vi faccio vedere un po' quello che è il mondo che in Lombardia e poi vediamo in Puglia, con differenze e similitudini, perché ovviamente i due territori sono diversi dal punto di vista sia sociale che diciamo politico negli anni, effettivamente anche di propensione ai servizi sociali, poi dal punto di vista culturale, comunque dal punto di vista anche delle tipologie di famiglie che ci sono, capiamo quali sono effettivamente i bisogni sul territorio e dove effettivamente è possibile, come è possibile creare delle start-up a vocazione sociale. Inizio fondamentalmente facendovi vedere alcuni tra i problemi che in Lombardia e a Milano effettivamente problemi o diciamo condizioni che ci sono in cui effettivamente la Lombardia e Milano si trovano ad affrontare. Vedete che un tasso di occupazione femminile a Milano è abbastanza alto, 62%. Qual è il tasso di occupazione femminile qui? Più o meno. Se voi dovete pensare su 10 donne. Sotto il 30%, quindi se voi pensate delle donne, 3 su 10 lavorano, gli altre 7 no. Sì. Ok. Vedete che sono più divorzi che matrimoni a Milano, qui invece. Ci stiamo vedendo sbagliando. Sì, ah, quindi dal punto di vista, cioè, dal punto di vista culturale su questa cosa qua. Per quanto riguarda sì, la serie virtuosi ci abbiamo. Ah, ok, perfetto. Il 25% delle donne partoriente alla clinica Mangiagalli, la Mangiagalli diciamo, è una delle cliniche di Milano dedicata alla donna, era single. Il ruolo della donna sta cambiando, nel senso che se prima nel 1970 c'erano, non so, tantissime persone attorno al ruolo della donna, alla famiglia a supportare, adesso si stanno riducendo queste persone e soprattutto le famiglie si trovano ad affrontare, ad esempio, dei genitori anziani e dei figli molto sole. Quindi le donne che lavorano a Milano sono tendenzialmente abbastanza sole, non ci sono tanti servizi dedicati a loro e quindi c'è la difficoltà diciamo, di conciliare quella che può essere la vita lavorativa e la vita familiare. Quindi molto spesso, visto che un assistente familiare mediamente costa 1.500 euro, l'asilo ne costa 500, capiamo che questo al mese significa 2.000 euro, è quasi meglio, che, nel senso conviene dal punto di vista economico che la donna rimanga a casa, perché diventa complesso, perché 1.500 euro è l'assistente familiare, il bambino 500 euro è effettivamente una spesa di un certo tipo, quindi questo effettivamente diciamo per un concetto di occupazione femminile che comunque è importante per riuscire a creare anche un certo tipo di cultura sul territorio, perché le donne comunque hanno una cultura diversa anche quando lavorano rispetto agli uomini. Se voi pensate che nell'Europa del Nord sono gli uomini che si prendono la paternità mentre le donne continuano a lavorare, capiamo che si è riscontrato comunque che a livello anche di ricchezza del PIL il fatto che le donne lavorino è molto importante. Però ci sono delle difficoltà oggettive nel paese,
perché se vi immaginate i tassi di copertura del bisogno di asilo nido sono al 30% a Milano, quindi 7 bambini su 10 rimangono fuori, significa che ci sono delle donne che effettivamente non sanno più come conciliare la loro vita. E questo è un bisogno effettivamente che si sente. Altro particolare, ad esempio nel mese di luglio, che cosa fai fondamentalmente? Se soprattutto a Milano le famiglie sono mononucleari, quindi o i genitori sono lontani, perché di milanesi da generazioni sono pochissimi, quindi sono soprattutto persone che sono andate lì a studiare, a lavorare, non hanno più i genitori, cioè hanno i genitori in altre parti d'Italia, che cosa fanno? Il mese di luglio è il mese più critico in assoluto, i camp estivi del comune, che si chiamano Campo Natura, coprono il 10% dei bambini, il restante è un punto di domanda. Quindi diciamo che questa comunque è una difficoltà per le famiglie, conciliare i tempi di vita. Qua vedete ad esempio, no? Le donne e il carico di cura. Prima, nel 1940, c'erano tutte queste persone che fondamentalmente, fratelli, sorelle, genitori, che supportavano le famiglie nei carichi di cura. Nel 1970 le famiglie hanno iniziato, diciamo, a non fare più tanti figli, quindi avere persone poche. Nel 1990 non c'è quasi nessuno e soprattutto le persone, diciamo, di 40 anni a oggi, prospetticamente, con la vita, si ritrovano a condividere la loro vita con un anziano per 22 anni, che semmai è un anziano parzialmente non autosufficiente, e avere quindi a conciliare queste due tipologie. Questo, diciamo, uno degli esempi. Poi c'è un aumento, un allungamento dell'età di vita, effettivamente, è un aumento degli anziani, nel senso che noi abbiamo quest'anno, negli ultimi in verità 3 anni, per il primo anno abbiamo invertito la tendenza delle nascite in Italia. Cioè c'è stato, se voi prendete il grafico effettivamente del numero di persone nate, dai 5 ai 19 anni si è vista una decrescita pazzesca delle persone che adesso hanno dai 5 ai 19 anni. Negli ultimi anni, per la prima volta, negli ultimi 5 anni, c'è stata l'inversione di tendenza. Ci stanno crescendo i nuovi nati. Perché? Perché abbiamo un'immigrazione che effettivamente fa mediamente 2 figli, mentre a Milano mediamente i nuclei familiari sono di 2,3 persone, quindi diciamo le famiglie non hanno figli. O se ce li hanno a 36 anni per la donna, 40 per gli uomini, quindi molto tardi, quindi effettivamente c'è la possibilità di fare un figlio. E bene o male invece c'è tutta questa popolazione di ultra sessantenni, contando che adesso in pensione mediamente si va a 65 anni, il mio capo ha 65 anni, secondo me non andrà mai in pensione, ma quando ci andrà è una persona che ha un potenziale enorme da mettere a disposizione della comunità, ma enorme veramente di conoscenza di vita, anche di potenziale di vita, una prospettiva di vita comunque di 20 anni, e ci sono tanti anziani attivi che potrebbero fare tantissime cose sul territorio. Ad esempio Hauser organizza per questi anziani la possibilità, ad esempio, di insegnare l'italiano a persone che sono immigrate, di tenere i bambini, quindi il loro valore comunque dal punto di vista dei nonni, di non tenerne semmai uno, ma di tenerne 5, di convogliare, di aiutare a supportare le famiglie che semmai i nonni non ce li hanno. Quindi se voi vedete c'è comunque da una parte l'inversione di tendenza delle nascite, ma un aumento, diciamo, di una popolazione anziana. E poi ci sono tutta una percentuale comunque di persone che rimangono sole, quindi soffrono, diciamo, del problema della solitudine, soprattutto quando sono anziani, perché soprattutto le donne, che hanno una prospettiva di vita più lunga rispetto agli uomini, rimangono sole, ma hanno la problematica della solitudine, è un problema perché peggiora effettivamente poi la condizione di vita dell'anziano, però è pensabile strutturare tutta una serie di servizi per supportare queste persone. Se poi pensate che questo, diciamo, su Milano, poi mi dite un po', qua i poli universitari che attraggono più persone sono Bari e Foggia? Bari. E che ci sono, che vanno Roma e Milano. Perché ad esempio a Milano l'altra cosa, che non esistono servizi di nessun tipo per i giovani universitari che vengono da fuori, cioè non vengono neanche calcolati nella città. Milano.
No, nel senso, ma neanche per me, se io dovessi pensare, cioè, come io mi ristabilisco le mie reti sociali sul territorio, non ci sono grandi servizi, io non potrei rivolgermi, sono pochissimi fondamentalmente. Io ho i miei punti di riferimento nel quartiere dove vivo, che sono i miei punti di riferimento di controllo, di supporto, di aiuto, che sono banalmente il kebabaro sotto casa, la pizzeria, il kebabaro, il barista e l'elettricista. Cioè, era, ad esempio, quando torno a casa tardi, il kebabaro sotto casa controlla che io entro in casa senza problemi, se vi immaginate. Cioè, quindi le persone sì, comunque i giovani, diciamo, o professionisti universitari che si trovano a vivere a Milano, si ristabiliscono delle reti. E poi c'è tutto un movimento delle persone che vengono da fuori. Se immaginate anche su Bari, quante persone non vivono a Bari ma in treno fanno avanti e indietro, e non ci sono servizi per queste persone per supportarli comunque nell'avvicinarsi poi alla città. E questo è lo stesso problema che effettivamente si trova a Milano. Questo che vi dicevo, ad esempio, i giovani lavoratori precari. Cioè, ci sono i pendolari, Milano funziona così: finché sei giovane vivi all'interno della città, non hai nessun tipo di servizio sociale, quando ti sposi e inizi ad avere dei figli ti sposti in provincia, ti sposti a 30 minuti di treno da Milano, perché bene o male, per via dei costi da una parte, perché effettivamente c'è un affitto di un 120 metri quadri a Milano su 2000 euro, in una zona più o meno, no, 1500, in una zona decente. Se ti sposti fuori sono molti meno, poi la qualità della vita sale, perché comunque c'è una città, c'è traffico, c'è difficoltà, non c'è tanto verde, quindi non ci sono un po' di parchi ma pochi, i bambini non riescono tanto a giocare, e poi semmai ci si risposta poi in città quando i bambini sono più grandi per andare a scuola fondamentalmente. Però c'è una fetta grossa, se voi pensate che tra tutti i miei colleghi, tutti non c'è nessuno, sono uno, due sono milanesi, il resto vengono da fuori, vivono a Milano, per tanto tempo non sono residenti a Milano ma rimangono residenti nei loro posti di provenienza, e non vengono calcolati completamente dalla città. Questo è molto forte come cosa. Poi appunto i NET, cioè persone che decidono di non studiare, non lavorare, cioè che sono, diciamo, uno dei drammi in questo momento di questo paese, nel senso che c'è proprio una generazione che ha uno sconforto incredibile e che non si riesce bene o male a smuoverla da quel tipo di sconforto, nel senso che appunto io rimango a casa, non faccio niente, non studio, non lavoro. C'è una parte di sconforto, io credo che ci sia una parte di colpa dei genitori, nel senso che nel momento stesso in cui, io credo, decidi di dire ok, vai a lavorare o ti taglio qualsiasi tipo di fondo, effettivamente una persona decide di andare a lavorare. Però evidentemente c'è un problema comunque nella generazione, in questa generazione, perché se voi pensate che c'è una variazione in 5 anni del quasi il 20% di persone che decidono di non investire nella loro formazione e di non cercare più neanche lavoro, quindi fondamentalmente stanno a casa, inizia a diventare un problema, perché i genitori, probabilmente la generazione dei genitori riesce ancora a supportarli e mantenerli, il punto è che non avranno prospettive per le persone in futuro, e questo è effettivamente uno dei problemi enormi, e la maggior parte riguarda i giovani sotto i 30 anni. Poi a Milano c'è un alto tasso di immigrazione e stiamo iniziando ad avere, rispetto agli altri paesi, europei, la seconda generazione, cioè iniziano ad avere 7-8 anni figli di persone che sono arrivati in Italia, mentre invece in Francia contate che la seconda generazione ha già 30 anni, quindi c'è la terza. Qui, diciamo, ci sono i nuovi milanesi, voi sentite persone andate in una classe, ma il 50% sono italiani e il 50% sono stranieri, che parla milanese però, quindi con un accento spiccato, che sono nati, cresciuti a Milano, con la generazione. Ad esempio ci sono una serie di imprese, un'impresa sociale che si chiama Yalla a Milano, che coinvolge tutti
gli immigrati di seconda generazione, quindi fa tutta una serie di progettazioni per l'inclusione all'interno comunque anche delle scuole, per dar voce a tutto un percorso appunto per gli immigrati di seconda generazione. E sono... IALLA penso sia un'associazquindi siamo tutti volontari fondamentalmente, però di sicuro hanno dei progetti finanziati dal comune. Ma i costi minimi, cioè c'è una tessera per aderire forse? Questo non lo so, può essere che sia un'associazione, quindi ci possa essere una tessera associativa. Loro creano eventi e faranno fundraising sicuramente tramite gli eventi. Scrivono su vita.it, che è il giornale del non profit, quindi raccontano tutte le varie esperienze. E poi se supportano effettivamente nelle scuole, avranno sicuramente dei finanziamenti dalle singole scuole per riuscire, perché le scuole comunque hanno un certo tipo di autonomia. No, lì non c'è nessuno, effettivamente. Sì. La Lombardia è una regione... Non ha un obiettivo convergenza, non abbiamo quella tipologia di fondi. Però diciamo che hanno la possibilità, appunto, le scuole hanno un certo tipo di autonomia, soprattutto le scuole private o i privati accreditati hanno l'autonomia di spesa anche di bilancio, quindi semmai investono, ad esempio, in progetti. L'ultimo che ho visto, l'investimento era sull'inglese, in verità, ed era un progetto condotto da IESEC Milano, dove le scuole investono per aumentare la cultura della sostenibilità, dell'integrazione e dell'inglese, perché IESEC è un'associazione che coinvolge studenti di tutto il mondo per, diciamo, favorire gli scambi tra studenti universitari. E questo progetto, ad esempio, che avevano strutturato le scuole, era interessante perché era legato poi all'ambiente. Quindi era molto bello l'ambiente e l'importanza della raccolta differenziata. E avevano organizzato, diciamo, questi gruppi, queste scuole volontarie di queste classi che si erano candidate, avevano organizzato dei piccoli video per partecipare a questo contest. E alla fine aveva vinto un video molto bello dove loro si erano inventati degli sketch, i ragazzi, legati all'importanza della raccolta differenziata in inglese, perché l'ottica era poi di collegare l'inglese ai video. Ad esempio, questi sono una serie di progetti che comunque si fanno nelle scuole, anche per integrare poi quelli che possono essere gli stranieri. I risparmi delle famiglie. Abbiamo visto nel 2011 si è iniziato a erodere, diciamo, tutta la parte di patrimonio, quindi se fino a un certo punto c'era la possibilità, diciamo, di riuscire anche a garantire un sostentamento, perché l'Italia è molto forte dal punto di vista, diciamo, del patrimonio che ha, perché ogni famiglia a livello proprio culturale ha una proprietà, ha della terra, cioè proprio molto forte. Se andate ad esempio in Francia, che il mio ragazzo ad esempio è francese, mi guarda e mi dice: ma voi volete comprare casa? Noi non ci pensiamo nemmeno, nel senso che per noi è qualcosa di estremamente lontano dalla realtà, un po' perché le case costano molto di più rispetto all'Italia, un po' perché non è proprio nella cultura comunque che si possa fare un investimento, mentre in Italia è stato sempre molto forte. Però negli ultimi anni si è iniziato ovviamente a erodere poi quello che può essere il patrimonio delle famiglie. Il tasso di risparmio è diminuito, perché comunque siamo un popolo di risparmiatori, da un certo punto di vista, cioè c'è una parte dell'Italia che risparmia, c'è una parte dell'Italia che vive, questo in generale, non è una differenza tra nord, sud, centro, cioè conosco una parte dell'Italia che vive al di sopra delle proprie possibilità, fondamentalmente c'è una parte dell'Italia invece che ha messo da parte centesimo dopo centesimo, probabilmente anche un discorso, diciamo, di generazioni. Però il potere d'acquisto, quindi la nostra capacità appunto di risparmio e anche di potere d'acquisto dei nostri soldi sta diminuendo. Come stanno diminuendo i redditi delle famiglie? Abbiamo visto che una percentuale, questo è tutto sul territorio italiano, una percentuale, diciamo, non riesce ad affrontare una spesa inaspettata, quindi non va dal dentista, una percentuale è in povertà assoluta, quindi sta crescendo, il 7% si ritrova effettivamente a non riuscire a sostenere spese impreviste, non potersi permettere le vacanze, non riuscire a pagare adeguatamente in tempo il mutuo, non permettersi un pasto adeguato almeno ogni 2 giorni.
C'è tutta una parte, diciamo, di difficoltà, soprattutto nella popolazione legata a quello che sono i divorzi. Uno dei problemi più grossi che si ritrova ad affrontare la Lombardia in questo momento sono i padri separati, che i padri separati tendenzialmente si trovano a pagare il mutuo della casa dove sta la moglie, tendenzialmente così, e pagare gli alimenti ai figli, pagare un altro affitto. E molto spesso le vite saltano, nel senso che ci sono tante persone, quando si va a vedere fuori dalle mense della Caritas, Opera San Francesco, perlomeno dalle mense, tanti 35-40 anni professionisti che fanno fatica effettivamente, quindi vanno a mangiare lì, vivono in comunità, si cercano delle modalità per i padri single di metterli insieme, così da dividere quelli che possono essere i costi, mantenere il rapporto col bambino, e quindi stanno nascendo tante comunità e tanti luoghi alloggi dedicati a loro, quindi il non profit sta investendo molto da questo punto di vista. Poi vedete che le famiglie lombarde ci sono più, uno dei miei colleghi dice sempre che ci sono più animali domestici che bambini diciamo nati da famiglie italiane. Fondamentalmente hanno il 33% almeno un anziano e il 27% almeno un minore. E la domanda è come si può affrontare questo mondo. Però prima di rispondere a questo mi piacerebbe sapere invece i feedback di quello che voi, cioè, di quali sono i problemi che voi sentite reali sul vostro territorio, cioè quali sono i problemi che vedete nelle vostre famiglie, nelle famiglie degli amici, effettivamente quello che riuscite a percepire di problematiche che riscontrate dal punto di vista sociale. Beh, innanzitutto la disoccupazione, quella in primis, la mancata disponibilità proprio di strutture, appunto, che possano essere per bambini, anziani. Cioè, che quindi ricade tutto sulla famiglia, in toto. Sì. E la povertà anche vera e propria, comunque, delle famiglie. Ma le famiglie, ad esempio, sulle strutture per anziani, di supporto agli anziani, di supporto ai minori, sarebbero disposte anche a pagare poco, però, per riuscire ad avere sollevato, per essere sollevati dal carico di cura, per creare delle imprese? Molte volte questa tipologia non esiste. Non c'è proprio la cultura, non ci pensano. Cioè, quindi bisogna, diciamo che la prospettiva... Bisogna dire esiste questa possibilità. Cioè, però... bisognerebbe prima farla e poi proporla. Sì, addirittura. Okay. Quindi con costi... Perché fondamentalmente adesso la concezione è che la famiglia si occupa bene o male, riesce a occuparsi ancora bene o male di tutto, sì, più ma, o meno. Esiste anche la variante badante, cioè nel senso... contatto una persona che arriva dall'est principalmente, uh-huh, quindi rumeni o situazioni del genere, e gli affido anziano. Sì, perché okay, l'anziano non si deve muovere di casa, cioè c'è proprio questa cultura, sì, l'anziano non va via da casa sua. L'anziano difficilmente deve essere curato in casa sua, con anche purtroppo una badante straniera, però c'è un'inversione di tendenza per tutto quello che si sente, che è successo, si cercano molte di più persone italiane, in particolare tutte le donne anche da noi che hanno avuto i mariti che a seguito della crisi hanno perso il lavoro, si stanno ingegnando con le pulizie domestiche, con il lavoro da badanti a un'ora, due ore, tre ore al giorno, o vanno a dormire addirittura lì. Cioè, ma perché ad esempio su questo famiglia, le mogli? Ma perché su questo? Perché immagino che comunque facciano questa cosa non fatturando, ma in nero, cioè, fondamentalmente. Vabbè, fondamentalmente la popolazione è sempre anche vecchia da noi, non è che se ne facciano tanti di bambini, quindi ci sono sempre più anziani a cui badare. Però le donne, ad esempio, da questo punto di vista, sì, sarebbero disposte, dal punto di vista culturale, anche facendo un lavoro, a creare delle cooperative sociali che si occupano di assistenza domiciliare per gli anziani. C'è un altro problema sempre culturale, cioè la diffidenza che non ci ha portato mai a far niente, né consorsi né cooperative, certo, quindi io spero nella nuova generazione. Ma anche un'impresa sociale, perché, di dire, certo, ok, ma... è vero, tendenzialmente oggi ho almeno sentito che da oggi i conti bancari verranno controllati, sì, fondamentalmente, sì, di tutti, quindi inizieranno a saltare teste su teste, nel senso che ma non, è detto perché che non le mettono in banca. Non porta le cose in banca perché esisteva già da un po' di tempo il nero, altrimenti come campi?
Quindi ognuno si è fatto la cassaforte in casa. Sì, esatto. Tutta questa differenza io non penso. No, ad esempio a Milano invece sarà difficoltoso, perché ad esempio gli affitti in nero sono una delle cose che però stanno iniziando a saltare, perché la gente inizia a denunciare, inizia a vivere in queste case per 8 anni pagando niente fondamentalmente, quindi stanno iniziando a fare contratti per le case. Ho capito, ma costerà sempre molto di più tutto e quindi non se ne faranno molti contratti. Lo so, però sì. Io faccio anche un esempio, se questa, una di queste signore, se cade e si fa male, che cosa fa? Fondamentalmente, cioè... C'è sempre l'RC auto, da noi è un ammortizzatore sociale. Ah, ok. Sì, ti parlo molto tranquillamente. Sì, sì, no, no, ma infatti a me interessa, c'è cioè vedere. RC auto. Quindi se è fatta male in automobile. Sanno, vabbè, comunque sia, ci sono anche delle assicurazioni per le casalinghe. Uno si può far male e poi c'è sempre un qualcosa. Si fa male a casa sua? Sì, benissimo. No, perché però bisogna studiare, c'è cioè delle modalità perché. Per superare comunque questo concetto di nero molto forte. Certo, ne possiamo studiare quante ne vogliamo, ma non sentendosi tutelati da uno Stato che è sempre più comunque sia impositore, la gente se sente che deve pagare un servizio, sono altri soldi che deve pagare, invece quando va nero risparmia sempre. Cioè questo è il grosso problema, che non si capisce con un'imposizione come quella che siamo arrivati al 53%, sentito gli ultimi dati praticamente. Ti porta comunque ad evadere sempre di più, anche perché tu non ce la fai a starci poi. Cioè una donna non la puoi pagare 4 euro all'ora, 5 euro all'ora, quelle che si fanno pagare di più, sì, 7 euro all'ora costano, che ti vengono in casa e ti fanno i servizi e ti badano anche all'anziano. Non la puoi pagare tanto se poi alla fine devi stare a... Beh no, se qualcuno... Però se contate, ad esempio, io vi porto l'esperienza che ho visto sulle assistenti familiari, ad esempio molte famiglie non sanno che un assistente familiare mensilmente tra il contratto e no, visto che molte volte le assistenti familiari devono dare, cioè un caporale fondamentalmente che gestisce tutta la rete delle assistenti familiari straniere, nel senso una persona di riferimento, io arrivo in Italia, ti trovo la signora anziana o il signor anziano e che tu mi dai una mano. Ma ad esempio, non so, le famiglie non sarebbero disposte a pagare per selezionare una persona che possa essere formata a supportare l'anziano? Cioè una persona, ad esempio, che abbia delle minime tecniche... Non c'è stata informazione, non c'è cultura sì, di questo argomento. Quindi l'anziano può essere tenuto da qualunque persona, pure che non sa... No, per conoscenza, arrivano sì, per conoscenza. Per sì, ok, se per conoscenza possono... Nel senso, se io conosco la persona, perché noi ci conosciamo tutti fondamentalmente... Sì, sì, certo, 60.000 persone. Io conosco la persona, no. So che è figlia di... ha questo cognome, è tranquilla. Sì, però semmai non è capace di cucinare in un certo modo e quindi di non far morire se l'anziano diabetico, no, è meglio che muoiano. Che... A chi importa dell'anziano lo tiene... Cioè, se in lo casa. Tiene in casa con sé. A chi non importa... Però ci saranno anche una serie di comunque sempre tra virgolette, o... ci può essere anche sì, chi c'è ha sempre lavora, quel controllo dei figli, sì, bisogni, certo. Comunque, sì. Ma chi anche va via e non torna esatto. E c'ha i nonni no, qua. No, ma c'è sempre il controllo attento, perché consideriamo che questi anziani hanno sempre un patrimonio da dare, quindi comunque sia un controllo attento, c'è sempre da parte dei vari fratelli che si avvicinano, e conosco molte famiglie di questi tipi, quindi cioè quindi, perché se voi pensate, no, se io dovessi pensare uno dei mercati, se io dovessi creare una startup a Milano in questo momento, una delle cose più interessanti sarebbe creare i pasti a domicilio per anziani, che tendenzialmente a Milano riescono, io non so come faccia il comune, ma non io ho provato a farglielo capire, ma ho fatto molta fatica, a creare, praticamente c'è una domanda per pasti a domicilio per anziani parzialmente autosufficienti enorme. Quindi fondamentalmente cosa succede? Che solo il 10% degli anziani autosufficienti ricevono il pasto a domicilio a basso costo. Il resto che lo vorrebbe ricevere sarebbe disposto a pagare 10 euro per un pasto, perché significa che tendenzialmente un pasto a domicilio ti fa anche la cena di solito, okay. Perché è un leggero... Non possono farlo. E secondo me invece un'impresa, una startup che gestisca su grandi numeri i pasti a domicilio sugli anziani a Milano funzionerebbe benissimo, pasti a domicilio, spesa a casa, distribuzione di farmaci, quindi diciamo tutto il kit di servizio per l'anziano parzialmente autosufficiente, semmai solo. Però qui qualcosa del genere
da quello che capisco non funzionerebbe, perché ci sono le reti familiari che bene o male rispondono a quelli che possono essere i bisogni. C'è un meccanismo, a proposito della situazione del lavoro nero, comunque dello scambio, c'è un meccanismo che secondo me ha funzionato, o che secondo me è stato preso in considerazione. Da quando è stato introdotto l'obbligo del codice fiscale sullo scontrino della farmacia, tutti quanti in farmacia richiedono per scaricarlo, sì. Okay. Per scaricarlo, sì. Esatto. Infatti, se facessimo una cosa all'americana, che paghi le tasse in base ai consumi, cioè nel senso tu ti chiederesti molti più scontrini parlanti. Il meccanismo è quello, cioè nel senso sta funzionando, perché anche l'anziano, il giovane, chiunque si reca in farmacia esige lo scontrino, che poi non sa neanche se riuscirà a scaricare. Però basta, sì, di fatto, se rientra nella categoria, beh, passa sul codice fiscale, dovrebbe passare. Che sullo scontrino c'è il codice fiscale. Ora, secondo me, se si pensa a un tipo di meccanismo da applicare simile a questo per questo tipo di circuito, questo tipo di imprese o questo valore aggiunto sociale, per il quale il contribuente può effettivamente far risultare quella ricevuta nella propria dichiarazione, secondo me si risolverebbero tante altre cose, o verrebbero alla luce tante altre possibilità. Cioè, quindi il fatto di fare i pagamenti in nero, comunque di non fare ricevute e quant'altro, è dovuto al fatto che in cambio non c'è nulla, non viene dato. Però ci dovrebbero essere i servizi, nel senso che uno tendenzialmente, che questo secondo me è stato l'errore culturale in Italia molto forte dappertutto, dice ok, butto la bottiglietta per strada, tanto la strada è dello Stato, no, la strada è dell'amministrazione, no, la strada è di tutti, esatto, la strada è di tutti, esatto, ma faglielo capire. Quindi è più non fai gli scontrini, più la pressione fiscale salirà. Questo è un po' poi la cosa. Non arrivano a fare questo, cioè non è transitiva la proprietà per loro, non è. Si fermano al primo stadio, che faccio? Devo cacciare più soldi? No. Perché non è dichiarata questa cosa qua, cioè nel senso non è come la situazione sanitaria, cioè presenti lo scontrino, se c'è da. Sì. Però ad esempio, scusate, ma al bar, cosa banale, proprio per capire, cioè, io pago uguale. Fondamentalmente, perché io c'era un periodo che andavo in un posto e io pagavo perennemente con la carta per farmi fare lo scontrino. Poi io ho detto guarda, io se ti pago in contatto io voglio lo scontrino comunque, non mi interessa. Però lì fondamentalmente mi dicevano ok, vabbè, senza, con la carta ti faccio pagare tot, senza carta ti faccio pagare. Ma vi faccio un esempio, sì. Al bar dove vado a pagare il caffè, pago uguale che ci sia lo scontrino o no, perché io non lo devo chiedere. Sì. O perché io non devo scegliere di andare? Non sono in tanti che non lo fanno. Sinceramente a me non è Milano... sto cercando di non farmelo, però io lo bracco la fattura. Perché sì, infatti domani devo tornarci. Che no, aspetta, non me la far compilare, perché dice, ma io la compilo io, non c'è problema. Però io lo bracco, no, io lo chiedo sempre e comunque. Poi ti dicono giustamente alcuni medici, molti sono più medici, perché a me le attività commerciali hanno molta paura della finanza, sinceramente, nell'ultimo periodo me la fanno tutti quanti, se me la fanno io chiedo me lo fanno. Cioè sì, no, ma quello sicuramente. Però no, sono più che altro i medici che dicono, ah, beh, per lo scontrino ci mettiamo l'IVA, ma un attimo, se la tua prestazione, cioè è medico, non ci devi mettere l'IVA, io l'IVA, cioè l'IVA no, me la calcolerà perché ho un certificato che mi ha fatto. E me lo deve fare la fattura. No, a me invece era quando ho imbiancato casa, che quello è il tipo, sì. Come fa? Allora, senza fattura è tot, con la fattura è il 20%, sì. Cosa preferisci? Sai, sei giovane, ho detto no, guardi, io pago fino all'ultimo centesimo, mi faccio la fattura. Però vabbè, questo diciamo che poi il problema del nero, il punto è come riuscire a scardinare tramite reti. Non danno subito il beneficio. In verità ci sono delle esperienze, diciamo, queste di gruppi di cittadini collettivi che riescono, che però non sono imprese, nel senso che non hanno, che ad esempio il marchio di tutti i buoni commercianti, sì. Che effettivamente fanno lo scontrino, sì, che quindi possono fare. Questi circoli, insomma, questi circoletti virtuosi, questi marchi, certe volte lo fanno per risparmiare, cioè per
per rendere comunque allettante andare da loro, perché comunque se c'hai questa carta c'hai una percentuale di... Però ci sono anche quelli che decidono di fare una cosa del genere, pure da noi ci sono, se non mi sbaglio Uniclub, però non so se Uniclub ha anche questa vocazione. Sì, no, no, lì a Milano ad esempio hanno creato tutto un, non so, uno stampo, cioè diciamo un'etichetta sì, virtuosa capito. Per tutti i commercianti che effettivamente dicono facciamo lo scontrino. Quando fanno lo scontrino entri nella rete, insomma. Sì. Penso, non lo so, forse entro corrente. La questione sia effettivamente la questione culturale, però faccio un esempio, un bambino in una famiglia nel momento in cui si sente maltrattato da un genitore è portato a nascondere quello che sta facendo. Io credo che il rapporto cittadino-stato debba essere più o meno inteso nello stesso senso. E quindi noi possiamo, io per deformazione professionale dico queste tematiche le tratto quotidianamente, io posso obbligare il mio cliente a fatturare. Ma se la mentalità è questa, ci sarà sempre il sistema per fatturare e per ottenere il vantaggio non più facendo evasione ma facendo illusione, che in termini numerici è lo stesso risultato. Sì, sì, certo. Quindi, secondo me, proprio perché queste lezioni, questi incontri di innovazione sociale devono tendere a risolvere un problema, se non ho capito male, l'innovazione sociale è un criterio, diciamo, di applicazione in tecniche manageriali per risolvere un problema sociale del paese, in sostanza. Sì, esatto. Dovremmo agire più che altro, secondo me, non dico sul legislatore, ma comunque sulla politica, perché nel momento in cui io posso creare tutti questi meccanismi di incrocio di dati, posso creare tutte queste situazioni di obbligo reciproco, di controllo, però finché io non sarò soddisfatto del servizio che lo Stato mi dà e quindi finché la politica non spenderà bene, perché io posso anche incassare tanto, però poi se ho lo sperpero di denaro pubblico a livello... diciamo di gestione politica, di quel denaro, non ho risolto stesso nulla. Però se vedete, ad esempio, se voi, sì, sicuramente, però se voi prendete il settore sociale, sì. Quindi il welfare, in una, che è gestito fondamentalmente dal comune, quindi dalle municipalità, dagli enti locali, se voi vedete la percentuale di spesa, sì. Diciamo, del welfare data dal comune sulla percentuale di spesa della famiglia, è bassissima, nel senso se noi vediamo la composizione delle spese per il welfare, la maggior parte delle spese le ha la famiglia, quindi se anche quel sono il 20% è gestito dall'ente locale è sperperato o è gestito in maniera tale per cui non sono i più bisognosi ad avere il contributo dello Stato, ma è chi fa il giro delle sette chiese fondamentalmente, quindi fa il giro del comune, fa il giro della regione, prende l'assegno di invalidità e ha il contributo economico del comune e poi fa il giro all'azienda ospedaliera locale, fondamentalmente lì è vero che c'è una difficoltà diciamo di gestire e di ricomporre le risorse tale per cui semmai chi ha l'assegno di invalidità non ha anche il contributo economico e non ha anche non so, il servizio, mentre invece chi... questo giro non ha contatti e semmai ha delle soglie di reddito, delle difficoltà maggiori, non ha niente. Però diciamo che rappresenta comunque un 20% di quello che è il mercato del welfare. Nel senso l'altro 80% è gestito, bene o male, dai soldi delle famiglie, tramite l'INPS, ma i soldi delle famiglie. E quindi tramite, diciamo, la forza sarà anche capire come le famiglie sono capaci di indirizzare questi soldi che loro hanno dedicati al welfare e di ricomporre diciamo, le risorse che ci sono sul territorio per fare in modo che semmai tutti paghino rispetto alle loro fasce di reddito e tutti effettivamente possano avere il raggiungimento comunque di quello che può essere un servizio e quindi che il ceto medio paghi rispetto a quello che possono essere le sue esigenze. E qua rientriamo bene o male nella sostenibilità comunque di progettualità sociale. Faccio un esempio proprio su quello che può essere l'assistenza domiciliare agli anziani o i servizi ai pasti a domicilio. Cioè come si può immaginare un'impresa del genere che non tutti gli anziani potranno pagare il costo pieno, no? Potranno pagare il costo pieno solo gli anziani che hanno una pensione tale per cui 200 euro a fine mese per il loro pasto a domicilio non è tanto, cioè non va a incidere talmente tanto nella loro vita, quindi un anziano semmai che ha una proprietà non deve più pagare il mutuo, non ha una pensione minima, quindi ha una pensione semmai di 1.000-1.200 euro e semmai 200 euro ogni mese
gli costa tanto far la spesa, fondamentalmente invece c'è il pasto a casa. Poi ci saranno alcuni anziani che potranno pagare meno e quindi avere, diciamo, coprire, quindi saranno alcuni anziani che pagheranno il costo pieno più un po' per riuscire a sostenere gli altri anziani che possono pagare meno, fondamentalmente. E quindi quello che è il concetto comunque di innovazione sociale, di imprenditoria sociale, è trovare delle idee di supporto a quello che può essere un bisogno e di dire ok, io identifico questo bisogno, abbiamo visto un po', cioè identificare quali sono i bisogni e trovare delle modalità per rispondere a questo bisogno in maniera sostenibile, però non basandosi tanto su quello che può essere l'idea che lo Stato possa finanziare quel progetto, perché prospetticamente le regioni hanno ancora un po' di soldi, gli enti locali sono alla canna del gas, proprio anche, cioè, stanno saltando tutti piano piano, cioè, nel senso chiudono bilanci a meno 20% ogni anno, non riescono più effettivamente a stare in piedi, quindi pensare effettivamente com'è possibile rivolgersi a quello che può essere anche tutta la popolazione, che se ci vede dentro una risposta del proprio bisogno, vede dentro un'impresa la possibilità di avere una risposta del proprio bisogno, probabilmente paga quella parte. E non dico che paga, non so, l'RSA, società per azioni, che semmai per l'anziano ti fa un markup, quindi ti, sui costi mette dentro, non so, il 40-50% in più. Semmai paga il giusto prezzo per coprire costi fissi e costi variabili e effettivamente riuscire a sostenere. Quindi diciamo che il ragionamento che bisogna fare partendo da quello che può essere il bisogno di idea imprenditoriale è partire appunto da quello che è la necessità e il bisogno che io identifico come importante sul territorio e trovare le modalità per rispondere a questo bisogno con due regole. La prima è: devo essere sostenibile nel tempo, cioè io devo essere capace di capire che tipo di mercato utenti ho davanti e che tipo di servizio posso fare verso questi utenti, con una regola che solo il 30%, io metto sempre questa regola, di, diciamo, finanziamenti deve derivare dalla pubblica amministrazione. Perché cosa succede? Se voi prendete le cooperative sociali di tipo A, quindi quelle che fanno asili, asili nido, servizi, RSA, servizi per disabili, servizi per anziani, se voi andate a vedere i loro bilanci, il 70% sono fatturato da pubblico. Quindi fondamentalmente loro il 70% dei loro ricavi deriva dalla pubblica amministrazione che gli dà commesse, quindi gare, appalti per la gestione dei servizi, dove invece l'80% delle spese del welfare vengono gestite dalle famiglie, con gli assistenti familiari in nero, con le babysitter in nero, quindi con una serie di attori che vengono pagati o in nero o comunque con la famiglia che decide di stare a casa e di non andare a lavorare, fondamentalmente. Quindi è fondamentale, diciamo, come primo step per riuscire a creare quello che può essere un'impresa sociale è analizzare il bisogno e sapere effettivamente che tipo di bisogno è, quali, e quali sono le modalità per rispondere a questo bisogno, tenendo bene in mente che deve essere qualcosa che effettivamente per cui le persone sono disposte a pagare poco, ma a pagare, perché effettivamente il beneficio che hanno rispetto alla risoluzione di questo bisogno è molto più alto rispetto a quello che loro percepiscono come pagamento. Ok? E per fare questo, soprattutto nelle start-up, è necessario fare tutta una parte di studio molto forte. Questo si applica, diciamo, il concetto di business plan a qualsiasi tipo di start-up, che possa permettere di capire quali sono, adesso li vediamo uno per uno, la mission, la vision e gli obiettivi, di capire qual è il target finale, quindi quali sono i miei utenti, di capire che tipo di caratteristiche deve avere il mio servizio e come si relaziona con gli altri stakeholder del territorio, perché le persone dovrebbero scegliere me, perché quali sono i miei punti chiave vincenti, e di capire come creare il servizio in maniera ottimale e come fondamentalmente si può sostenere dal punto di vista economico. Come esempio vi racconto la mia esperienza passando step by step di questo. Questo è stato uno dei primi business plan che io ho creato, mi stavo laureando e avevo identificato, c'è un bisogno, ad esempio a Milano, se voi andate in qualsiasi comunità
per ad esempio per il piano antifreddo durante l'inverno, quindi il piano dedicato agli homeless, non c'è nessun fornitore di materassi per le comunità, le associazioni che si occupano di homeless. Cioè loro comprano i materassi all'IKEA, il costo di un materasso all'IKEA, quello che costa meno, costa 35 euro, più o meno. Quindi, che cosa abbiamo fatto? Adesso vi racconto l'idea progettuale, poi facciamo step by step come le abbiamo strutturate. Questo si può replicare in ognuna delle vostre idee che potete avere. Quindi noi abbiamo identificato che secondo noi poteva essere interessante capire come creare un prodotto che potesse essere venduto a basso prezzo, quindi il primo vincolo e variabile che avevamo era il prezzo, a quello che era un nostro target, che erano le associazioni che si occupavano di fragilità assoluta. Quindi la nostra, diciamo, mission, quindi partiamo invece no, dalla nostra vision era capire come creare un modello di sostenibilità sul territorio che abbattesse i problemi di mercato tra vari fornitori, ovvero perché i prodotti arrivano sul mercato con dei costi molto alti. Frutta e verdura, la grande distribuzione, perché costa così tanto? Perché ci sono fondamentalmente delle simmetrie informative su tutta la catena di distribuzione. Noi quindi dicevamo, volevamo abbattere queste simmetrie informative per fare in modo che tutte le persone potessero dormire o potessero avere in casa un oggetto di design o un materasso che permettesse loro di dormire comodi. Questa era la vision. Che cosa significa la vision? Diciamo è la proiezione di un ideale che l'imprenditore vuole vedere. Se voi vedete, rendere felici le persone, Walt Disney. Questa era la vision di Walt Disney. I canali dovranno sparire dalle nostre, i cavalli dovranno sparire dalle nostre strade. Questa è la vision di Henry Ford. Un mondo senza povertà e ingiustizia in cui ogni persona può vivere una vita con dignità, action aid, diciamo l'ideale. E noi siamo partiti da lì. La mission dice come vogliamo raggiungere gli obiettivi. La nostra mission era creare un prodotto a basso prezzo che potesse essere sostenibile, che rispondesse al bisogno e alla necessità di poter dormire in un luogo confortevole, sia per le persone senza una dimora, sia per le persone che vivono in comunità e semmai per le persone appunto che vivono, non so, nelle comunità dedicate agli adulti, dedicate al piano antifreddo, dedicate alla fragilità assoluta. Quindi come rispondere agli obiettivi? E qui vedete effettivamente la mission di ActionAid è lavorare con i poveri e le persone emarginate per sradicare la povertà superando l'ingiustizia e la disuguaglianza. Obiettivi. Gli obiettivi iniziano a essere una parte fondamentale di un business plan, perché devono avere delle regole precise, devono essere chiari, nel senso non si può scrivere, non so, voglio creare valore aggiunto. No, devono essere chiari, possibili, identificabili. Cosa significa per un materasso? È voglio supportare, se io sono 5.000 agli homeless a Milano, voglio dare il supporto in 5 anni a 3.000 di questi homeless. O voglio integrare dal punto di vista lavorativo in 5 anni, arrivare a integrare 50 persone con un tipo di svantaggio. E devono essere possibili, nel senso che noi gli obiettivi devono avere un riscontro poi economico che effettivamente mi faccia stare in piedi l'azienda. Oppure voglio trovare tot clienti e aprire tot progetti, perché io penso di avere queste potenzialità e di poterla fare. Devono essere controllabili, nel senso che cosa servono? Se io ho degli obiettivi misurabili posso rendermi conto ogni anno dove effettivamente sono arrivato. Quindi, non so, ogni anno in 3 anni io voglio servire 3.000 homeless tramite la creazione di contatti e di contratti con 10 associazioni. Dopo il primo anno mi rendo conto che sono riuscita a raggiungere 2 associazioni. Evidentemente io analizzo perché rispetto al mio obiettivo iniziale mi sono discostata così tanto. Quali sono state le motivazioni? In questo modo posso ricambiare la mia strategia e controllare effettivamente dal punto di vista strategico
e di pianificazione dove sto andando. Quindi anche dal punto di vista sociale è necessario avere un business plan che parta da questo concetto, dal concetto degli obiettivi, perché è uno strumento interno che serve a me per capire dove sto andando e perché sto andando in una direzione o in un'altra, perché mi discosto dai miei obiettivi in senso positivo o senso negativo. E serve alla banca o al comune, a tutti gli stakeholder, alla banca, perché effettivamente mi devo negoziare poi quelli che possono essere i fidi bancari, le linee di credito, i prestiti o le garanzie, e al comune per valutare effettivamente il valore aggiunto che io voglio creare. Quindi è fondamentale sia per me internamente che per le persone esterne. Altra cosa fondamentale di studio, per capire effettivamente dove voglio andare, questo è, diciamo, una SWOT analisi, se è applicabile alle aziende che già esistono o alle aziende che dovranno esistere, capire effettivamente quali sono i miei punti di forza, i miei punti di debolezza, quali sono le opportunità sul territorio e le minacce. Secondo voi quali sono le cose più importanti da analizzare e da studiare bene in questa SWOT analisi? Cioè, sì, prendendo il framework, quali sono le cose più importanti? Cioè, se voi doveste creare questo, dove mettereste più attenzione? Attenzione dai punti di vista, però. Sì, di fatti. Io punterei sui punti di debolezza e sulle minacce. Esatto. Cioè, guardare i punti di debolezza e le minacce, fare in modo che i nostri punti di forza, che studiando le modalità per diminuire questi punti di debolezza, diventino poi punti di forza. Cioè, la cosa fondamentale per riuscire a dare una sostenibilità è riuscire a limitare quelli che sono i punti di debolezza che mi rendo conto di avere. Una cosa interessante su questo, noi abbiamo fatto fare in una ricerca che abbiamo fatto per il sistema trasfusionale italiano e quindi per il ruolo delle aziende non profit, le associazioni dei volontari dei donatori di sangue, AVIS fondamentalmente, abbiamo fatto un questionario a tutti gli attori del sistema, che significa il Centro Nazionale del Sangue, le strutture regionali di coordinamento, quindi attori istituzionali, aziende non profit, e la cosa che mi ha colpito molto è che tutti hanno indicato i punti di debolezza, nel senso molto di più dei punti di forza. Questo è riuscire ad avere una buona consapevolezza, diciamo, anche nel mondo del non profit, di quali sono i tuoi limiti, perché di solito molto spesso quello che è, diciamo, il limite dell'impresa sociale è la concezione di essere molto bravi, non so, nell'autoreferenzialità della propria mission, essere molto bravi. È fondamentale però avere idea profondamente del significato della propria organizzazione, di quali sono i limiti della propria organizzazione, perché solo tramite la concezione e la consapevolezza di questo è possibile capire come superarli e come fare in modo che possano diventare punti di forza. Quindi, diciamo, le opportunità e le minacce, se dobbiamo pensare, sono le condizioni esterne che possono impattare. Quindi fondamentalmente una minaccia, probabilmente, ad esempio, se prendiamo Resit, una minaccia era la crisi economica, la difficoltà che le aziende, che adesso vedremo fornitrici di materie prime, potessero fallire, quindi delle minacce esterne. I punti di forza che avevamo era un team multidisciplinare, imprenditoriale, con tante, diciamo, una suddivisione abbastanza buona e tante competenze. Un punto di debolezza molto forte è che il team non era coeso, ad esempio, per farvi un'idea. Quindi diciamo che questo diventa fondamentale studiare a priori, ma anche nel durante, come effettivamente questo framework può cambiare. Dopodiché noi abbiamo il nostro Resit, noi abbiamo detto va bene, vogliamo creare questo prodotto, come lo facciamo? Che tipo di relazioni e che tipo di relazioni instauriamo col territorio? Identifichiamo quelli che sono i nostri portatori di interesse. E noi sappiamo che per essere un'impresa davvero sociale dobbiamo prestare attenzione a tutti quelli che sono i portatori di interesse. Prima di tutto i soci, che poi in questo caso noi avevamo ipotizzato di essere un SRL,
con distribuzione degli utili con un cap, quindi distribuivamo gli utili al 4%, quindi reinvestivamo al 96%. Quindi diciamo il rapporto con i soci era la maggior parte appunto di soci della SRL, una parte erano anche lavoratori all'interno dell'azienda, e era avevamo ipotizzato di avere tre persone, due persone il primo anno e aggiungere una terza il terzo, due persone che gestivano, diciamo, una che gestiva dal punto di vista di supervisione generale, una persona che gestiva le attività di marketing e un commerciale, però a metà tempo all'inizio, entrambi a metà tempo, e poi includerlo, diciamo. Quindi è una struttura abbastanza snella, adesso vi spiego perché. Perché poi vi spiego il modello imprenditoriale. Sì. Sì, fondamentalmente sì, erano uno con competenza commerciale, uno marketing e uno, diciamo, con competenze aziendali in generale. Però voi mi chiederete perché questo? Perché noi non producevamo i materassi, perché noi siamo partiti fondamentalmente dal primo vincolo che erano i soldi. Quindi dire, ok, noi dobbiamo produrre un prodotto a basso costo, quindi dobbiamo essere molto snelli come impresa. Come lo facciamo? Allora abbiamo identificato fondamentalmente, a livello di ragionamento, abbiamo identificato quali erano, diciamo, le componenti del prodotto, quali sono le componenti di un prodotto, di un materasso, secondo voi? Dipende da quello che si usa, la materia che si usa. Esatto, quindi le materie prime da una parte e l'altro costo molto alto è la forza lavoro, fondamentalmente, quindi la produzione. Materie prime, che ragionamento abbiamo fatto? Abbiamo detto, ok, per l'interno andiamo a trovare quello che può essere un'azienda che fondamentalmente raccoglie plastica, quindi un'azienda che ricicla, fondamentalmente l'azienda che ricicla loro, le aziende vengono pagate per raccogliere le materie prime da riciclare. Nei primi tre stadi di produzione la materia prima plastica è ancora inutile, quindi non è un costo per l'azienda. Quindi una parte di questa azienda Profit aveva deciso, come sua responsabilità sociale, di regalarci nel tempo una quantità giusta per fare i materassi prima che questa plastica diventasse un costo per l'azienda stessa. Ma allora di che materiale erano questi materassi? No, l'interno era di plastica, questa plastica sminuzzata fondamentalmente, che è le bottiglie di plastica quando vengono lavorate e trasformate per diventare pile fondamentalmente. La terza fase di lavorazione è tipo un polistirolo, per darvi un'idea, di plastica spezzettata. L'esterno invece cosa abbiamo fatto? Tante aziende del tessile a fine anno hanno una serie di campionari che non hanno venduto, per l'azienda è un costo smaltire questa perché ha un costo di smaltimento, quindi danno praticamente gratuitamente metri e metri di stoffa che loro devono smaltire, e quindi è possibile raccogliere tutta questa stoffa, raccogliere la plastica interna, e si ha un risultato praticamente a livello di materia prima costo zero. Ma ho capito bene, la plastica diventerà una materia prima secondaria, quindi faranno soldi, perché hanno deciso di dare una parte a voi? Loro perché io capisco quello che deve smaltire, cioè, non spreco i costi, cioè, non per smaltire, però questi qua che poi diventerà proprio loro lo trasformano, certo. Quindi no, allora hanno deciso come responsabilità sociale di dare questo e di dare l'altro costo enorme per una cosa del genere, il magazzino, perché avendo materie prime di un certo tipo il magazzino deve avere tutta una serie di necessità dal punto di vista fisico enormi, e loro hanno deciso di darci una parte gratuita del loro magazzino con lettera di intenti firmata, perché poi quando si fa un business plan il fatto di avere lettere di intenti comunque dà un certo tipo di valore effettivamente. E loro hanno deciso di darci una parte del magazzino e la parte di materia prima, mentre le aziende, diciamo, tessili davano la materia esterna fondamentalmente. Come permette di mettere plastica? Perché abbiamo identificato che era l'unico prodotto, probabilmente facendo un rinforzo generale sul cuscino, che poteva essere preso gratuitamente. Esatto, per un discorso dei costi. Ma poi alla fine, alla fine era, cioè, rispecchiava i vostri canoni di qualità, di sì. Perché voi volevate anche un prodotto, se non mi sbaglio, sì, doveva essere l'allenamento,
Adesso vi racconto che tipo di prodotto è. Poi peccato che non c'è internet perché c'è un video, c'è il video di spiegazione del prodotto. Dopo vi do il link su YouTube, cioè su Make a Change si trova il video, però poi questo vi racconto. Che cosa fondamentalmente abbiamo fatto? Beh, siamo arrivate alle materie prime, poi vi faccio vedere il prodotto. L'altra parte molto grossa, poi rispondo alla domanda, è la lavorazione. Ci sono due scelte che uno deve fare, giusto? Da una parte è dire la internalizzo o la esternalizzo. Se la internalizzo, i costi fissi fondamentalmente lievitano. Quindi a fronte di una riduzione della mia produzione, io fondamentalmente devo comunque coprire i miei costi fissi e probabilmente su una startup di questo tipo in questo momento era complesso. Quindi abbiamo deciso di esternalizzarla. Già un'azienda che lo faceva. Questa era una delle due opzioni e secondo me l'opzione che non abbiamo preso in valutazione ma era l'opzione migliore, nel senso che una delle due opzioni era studiare, le aziende stanno andando molto male nel distretto del mobile, cioè quindi tutto il distretto di Lecco, Lodi sono in estrema difficoltà, quindi l'opzione era trovare una linea o con diciamo una serie di aziende che appunto che producono mobilifici e supportarli appunto nella creazione del prodotto, dargli materiale e dividerci diciamo poi la vendita, oppure l'altra opzione che abbiamo scelto era una cooperativa sociale di tipo B, quindi l'abbiamo esternalizzata a una cooperativa sociale che reintegra persone con disabilità psichica, perché la lavorazione non era particolarmente complessa del prodotto e quindi poteva effettivamente dare poi un sostentamento a questa cooperativa sociale. Esistente, si chiama Laboratorio di Via Procaccini. Quindi abbiamo fatto le prove. Penso però a posteriori che la scelta migliore di scelta sarebbe stata o trovare un'azienda. Almeno per partire. Esatto. Esatto, questo. Però l'idea era, quindi abbiamo trovato l'azienda non profit e quindi fondamentalmente nella comunità, in quelli che possono essere i fornitori, queste sono state le scelte. Poi abbiamo scelto e abbiamo detto ok, queste sono, arriviamo a quello che può essere un prodotto. Noi il nostro obiettivo era fare un materasso che rispondesse alle esigenze delle associazioni, però il nostro secondo obiettivo era farlo continuativamente nel tempo. Quindi abbiamo detto come facciamo a stare in piedi? Ok, noi vogliamo creare un materasso e noi pensiamo che il prezzo, noi abbiamo fatto i calcoli, il prezzo per riuscire a fondamentalmente creare un materasso pieghevole che si apriva era 2 euro. Noi copriamo solo effettivamente i costi variabili di questo, mentre il resto dei costi fissi lo copriamo col markup che facciamo su altri prodotti. Quindi diciamo che il nostro prodotto sociale di base costava 2 euro. Però noi non riuscivamo a coprire tutti i costi con questo prodotto. E abbiamo identificato altri due prodotti, un prodotto medio di design che poteva essere interessante per una fascia di popolazione media di giovani che costava 5 euro a cubotto, quindi erano dei materassi di queste dimensioni che si attaccavano, cioè dei cuscini che si attaccavano insieme, che bisognava assemblare da utilizzare a casa come cuscini e questo costava un prezzo tale per cui riuscivamo a coprire tutti i costi e farci un markup piccolo sul prezzo, e poi il prodotto lusso che era basato, diciamo, era simile al prodotto medio ma con materiale esterno più bello. Tramite la composizione, diciamo, di questi tre prodotti riuscivamo a creare una sostenibilità, che significava pagare la cooperativa sociale, pagare l'affitto di uno spazio dove effettivamente lavorare, dove le tre persone potevano lavorare, pagare le tre persone, avere degli utili da reinvestire in toto per pensare a altri prodotti con lo stesso tipo di concetto dietro. Quindi questa era l'overview. Affiancata a questa avevamo pensato di fare una serie di corsi per gli universitari all'interno dei collegi della città per sviluppare poi l'idea di imprenditoria sociale. Quindi avevamo identificato su ognuno di questi portatori di interesse quali erano le attività da sviluppare. Ma all'interno, cioè, vi trovavate questi corsi, li trovate con i costi? Sì, li davamo gratuiti.
poi per il Collegio di Milano, che è un collegio che raccoglie le 8 università, quindi gli studenti migliori delle 8 università milanesi, quindi pensavamo di darli lì, perché alcuni di noi vengono dal Collegio di Milano, ci cioè hanno vissuto lì, pensavamo di darli, di dare questi corsi per poi sviluppare l'imprenditoria sociale. Quindi ma l'avete fatto? Adesso arriviamo ai motivi di fallimento. Arriviamo a quello alla fine, vi racconto come l'abbiamo fatto. Quindi abbiamo iniziato, ok, l'idea c'era, abbiamo iniziato a valutare effettivamente come e quanto potevamo arrivare sul mercato. Vabbè, quali sono i bisogni? Lo sappiamo. Perché vogliamo colmare questo bisogno? Ce lo siamo detto. Quante persone pensiamo di raggiungere? Ovvero, che tipo di potenzialità c'è? Noi abbiamo visto che avevamo 3 target di mercato. Il target lusso sono le sciure, che è il signore milanese, le sciure milanesi che amano, non so, Don Colmegna e sono disposte a dare 1 milione di euro alla Casa della Carità, fondamentalmente, e quindi comprano, non so, il fatto di dire compra un materasso e regali, così regali un materasso agli homeless, cioè ti compravano regali su regali, target lusso. Target medio, giovani universitari legati al design, che gli piace il prodotto figo, che è anche etico e sostenibile, e poi diciamo il target legato agli homeless e alle associazioni che si occupano, alle non profit che si occupano di homeless. Il prezzo per gli altri due target? Allora, per il prodotto medio era 5 euro però a cubotto, sì. E per il prodotto lusso era 15 euro a cubotto, quindi c'aveva un markup enorme fondamentalmente. E la sponsorizzazione di quello lusso era, l'idea era trovare un testimonial forte sulla città, prima su Milano e Lombardia, poi scalabilmente su tutta l'Italia, che fosse riconosciuto, perché su Milano è riconosciuto Don Colmegna in maniera molto forte dalle persone di Milano. Poi iniziare in verità a pensare come scalarlo e trovare un testimonial forte che attirasse le persone. Questo dal punto di vista. Potrebbe essere. Sì, al nord ad esempio no, San Francesco no. Non funzionerebbe. No, funziona. Cioè Don Colmegno, no, Don Colmegno funziona perché non lo so, è un po' questa idea di Don che aiuta la città, cioè fondamentalmente sì, che poi però non è tanto prete, nel senso come tipo. Ad esempio Profumo, la sua buona uscita da Unicredit, ha dato 2 milioni alla Casa della Carità. Così. Allora, come idea. Un grande interesse del fatto. No, sì, beh, quello, beh, se li sarà scaricati tutti, questo sicuramente, non so. Beh, no, sicuramente, perché buona uscita penso sia tassato. No, ce lo dice. Il tetto, la detrazione, la deduzione, quindi comunque non è che quanto puoi regalare. Tu dici, ha fatto veramente del bene, no, non me lo dire, mi sconvolge l'esistenza. Sì, no, per... Il nostro 10% del reddito complessivo si deve scaricare sulle associazioni. Però sì, insomma, le ha dato 2 milioni. Quindi io vado a valutare quella che può essere la mia penetrazione di mercato, quindi a fronte di quello che può essere, non so, i miei 5.000 homeless, quanto io penso di essere capace di penetrare sul mercato e quindi che le persone effettivamente comprino il mio progetto. Faccio 3 scenari sempre, quello più sfigato in assoluto, dove tutto mi va male, so cosa succede, quello più figo in assoluto e poi prendo uno scenario medio che è verosimile. Soprattutto le banche cercano di vedere quello medio e quello più sfigato in assoluto, nel senso che così vedono nel peggiore dei casi che cosa effettivamente succede, perché questi scenari si vanno a riflettere poi sulla parte di conto economico, stato patrimoniale, flussi di cassa previsionali, quindi diciamo lo scenario di vendita del mio prodotto va a impattare su quello che è il mio fatturato, quindi sul mio conto economico, va a impattare sul mio stato patrimoniale, quindi sugli asset che io ho, quindi il mio utile va a impattare poi sullo stato patrimoniale, sul flusso di cassa, perché dipende quanto io sono capace effettivamente di gestire il denaro e i fidi che io effettivamente ho in banca. Quindi se nel mio scenario peggiore la gente mi paga 10 mesi, 12 mesi, 15 mesi, e nel mio scenario medio, come dovrebbe essere, come adesso più o meno mi pagano, dipende, a 6 mesi, fondamentalmente questo mi va a cambiare effettivamente se io sforo il mio fido in banca o no, e quindi effettivamente capisco
nel peggiore dei casi, come io mi devo comportare. C'è un'analisi dei concorrenti, però sulle aziende non profit è un'analisi più legata alla capacità di creare, dovrebbe essere un'analisi più legata alla capacità di creare un concetto di collaborazione con i miei concorrenti. Possono essere concorrenti diretti. Concorrenti diretti di Resit erano tutti designer, diciamo, che creavano un prodotto simile dal punto di vista del target medio e alto, mentre invece per quanto riguarda il target delle associazioni che si occupavano di fragilità assoluta, erano luoghi dove effettivamente loro compravano materassi, quindi IKEA, tendenzialmente era IKEA, perché intervistandoli avevamo visto questo. I concorrenti indiretti invece sono i concorrenti che con un altro prodotto rispondono allo stesso bisogno. Quindi se prendiamo ad esempio l'esempio delle assistenti familiari, fondamentalmente un RSA, quindi una residenza sociale per gli anziani, che tiene dentro gli anziani, uno dei suoi concorrenti indiretti sono gli assistenti familiari. Perché? Con un'altra tipologia di servizio rispondono allo stesso bisogno, che è il bisogno di un anziano non autosufficiente. Quindi bisogna fondamentalmente analizzare entrambi e capire qual è il proprio punto di forza rispetto a loro, e nel nostro caso era l'eticità e il prezzo, il costo, quindi come io mi differenzio. Occhio a differenziarsi dal punto di vista del costo e basta, perché cosa succede? Tendenzialmente diventa una guerra tra costi, cioè una guerra dei poveri fondamentalmente, fino ad abbattere talmente tanto i propri costi che non si riesce più a reggere fondamentalmente il servizio. Quindi questo è fondamentale, capire come differenziarsi. Allora, quindi le domande sono, chi sono i concorrenti diretti e indiretti? La seconda è: quali sono gli obiettivi dei vostri concorrenti? Quindi se voi pensate a una matrice con le due variabili secondo voi fondamentali di differenziazione, vedete dove i vostri concorrenti sono situati e voi agite nelle aree scoperte. Da questo punto di vista c'è un libro molto interessante che si chiama Strategia Oceano Blu, che racconta la capacità di due professori dell'INSEAD, la capacità di attivare e di trovare dei nuovi oceani, ovvero dei mercati dove tu non competi sul costo e l'abbattimento, ma competi sulla differenziazione. Loro sono Kim e si chiama, cioè Kim e Maples, penso. Sono professori dell'INSEAD e il libro si chiama Strategia Oceano Blu. E l'esempio più grosso, diciamo, da questo punto di vista è il Cirque du Soleil. Se voi pensate, loro hanno identificato quali erano i fattori che andavano male nel circo e quali erano i fattori che andavano male in teatro. Quindi il circo, gli animali fondamentalmente, oltre che non sono apprezzati particolarmente più da quelli che possono essere i visitatori del circo, due, sono un costo enorme, enorme. Dall'altra parte il teatro molto spesso è legato, diciamo, a tutta una parte della popolazione abbastanza acculturata dal punto di vista culturale, quindi non va a prendere tutta una fascia di popolazione invece che va al circo. Loro sono andati a identificare, a creare una matrice per valutare come creare un nuovo prodotto e hanno creato il Cirque du Soleil, che fa quando è in giro per l'Italia o per l'Europa, fa il tutto esaurito. A Las Vegas sono 4 compagnie, fanno parte della stessa società e fanno il tutto esaurito ogni sera. Non so se l'avete mai visto. In televisione. Fondamentalmente loro cosa fanno? Tutti gli atleti delle Olimpiadi, molti, vanno a lavorare lì una volta finita la loro carriera sportiva, quindi trovano un lavoro, hanno la possibilità di continuare ad allenarsi, a fare quello che gli piace, e creano delle storie molto belle, basate sugli acrobati, sulle acrobazie, su queste scenografie bellissime, molto spettacolari, che effettivamente hanno un grosso impatto. E quindi loro hanno scoperto un oceano blu partendo proprio dai fattori di criticità, diciamo, dei due concorrenti indiretti. E penso sia molto interessante, peraltro, perché il libro racconta come pensare questa cosa. Ma praticamente nel teatro
studiato, ci sta soltanto una rappresentazione, nel senso, cioè la... Sì, hanno analizzato il fattore di criticità. Sì, cioè, io pensavo che portassero anche comunque delle opere adattate. No, mai. Okay. L'unica, peraltro molte volte non hanno neanche storie dietro, cioè nel senso sono sketch, proprio da circo quello. Tranne uno, quindi che è quello che viene fatto all'MGM. Sì, hanno portato il target e hanno eliminato, diciamo, la distanza che molto spesso il teatro mette. E il Circo du Soleil costa di più, costa metà tra il teatro e il circo fondamentalmente. Costa di più di un teatro normale, tolto l'opera ovviamente, e costa di meno del circo, come, più o meno come costo. Ad esempio c'è solo uno spettacolo che ha una storia dietro, che è quello che fanno di sede all'MGM, che è un hotel di Las Vegas, dove hanno creato la scenografia ad hoc per questo spettacolo che fanno ogni sera con una pausa settimanale e basta, è sempre lo stesso ed ha una storia effettivamente dietro. Il resto invece sono tutta una serie di sketch, balletti e acrobazie. Quello più famoso è quello nell'acqua, dove sono tutte le... Il target del teatro ha risposto bene? Sì, beh, fondamentalmente è quasi sempre tutto esaurito, quindi loro hanno creato un boom pazzesco. Poi conosciamo anche si sono creati. Sì, sì, hanno creato qualcosa di diverso completamente. Come si chiamano gli autori? Kim e l'altro non me lo ricordo, perché Kim è una professoressa, l'altro non... Però lo trovate come strategia Oceano Blu, si trova... Poi è importante capire quali sono i punti di forza e di debolezza ai miei concorrenti per fare un'analisi effettivamente complessiva. Vedete, vi ho detto, vantaggio di costo, vantaggio di differenziazione, entrambi, probabilmente questo discorso della strategia Oceano Blu, c'è un vantaggio di differenziazione molto forte, c'è un vantaggio di costo rispetto a quello che può essere il circo, però è tutto basato sulla capacità di avere un valore aggiunto misurabile e che viene riconosciuto dal pubblico. Poi è importante capire effettivamente come si crea un servizio, che tipo di processo devo fare. Faccio vedere step by step come l'abbiamo creato. All'interno del business plan ognuna di queste aree, che sono le attività primarie, fondamentalmente deve essere analizzata, come deve essere analizzata ognuna delle attività di supporto. Cioè non c'è un'attività più importante dell'altra, entrambe sono fondamentali per riuscire a garantire la continuità dell'impresa. Quindi abbiamo una logistica interna, che nel caso in cui parlavamo appunto del materasso era la capacità di arrivare e capire come arrivava il nostro prodotto alla cooperativa sociale che gestiva la creazione del prodotto. Quindi quanti camion, quante volte devono partire, vanno a recuperare, qual è la struttura maggiormente efficiente per andare a recuperare il materiale plastico, il materiale tessile, una volta a settimana, una volta al mese, qual è la nostra capacità del magazzino, qual è la capacità del magazzino all'interno della cooperativa sociale. Operation, come effettivamente, quanti prodotti, quanto tempo per creare un prodotto, come crearlo, che tipo di anche diciamo lavoro fare con quelle che erano le persone appartenenti alla cooperativa sociale, perché comunque erano persone di un certo tipo di fragilità, quindi capire come affiancarle, come strutturare tutto il percorso con loro per fare in modo appunto, ad esempio, che fosse comunque costruttivo per loro fare questo tipo di attività. Voi contate che ad esempio, se non mi ricordo male, una disabilità psichica come la schizofrenia, non mi ricordo se la schizofrenia, comunque c'è una disabilità psichica dove queste persone sono estremamente bravi ad aggiustare gli orologi, a mettere quindi in punto gli orologi, ad aggiustarli, perché hanno una tendenza al perfezionismo enorme e lì può effettivamente supportarli, perché poi effettivamente puoi lavorare nel tempo, ti aiuta a sentirti meglio, essere integrato nella società, comunque a fare un percorso di guarigione. Logistica esterna, come dalla mia cooperativa sociale arrivo al mio distributore. Qui era la scelta. Che tipo di distributori? Abbiamo identificato per le sciure una serie di negozi
ad esempio o di alta marca o che vendono commercio ecosolidale, dove effettivamente loro possono trovare, o tramite appunto i loro testimonial capire come distribuire. Per il prodotto medio la grande distribuzione, perché era necessario avere grossi quantitativi di prezzi, quindi avevamo pensato Coop, perché per una serie appunto anche di motivazione di allineamento dal punto di vista etico poteva essere interessante, e per il prodotto base la vendita direttamente a quelle che potevano essere le associazioni, quindi una vendita B2C sul sito internet o effettivamente porta a porta alle diverse associazioni. Dopodiché tutta l'attività di marketing, come supportarlo? Qui abbiamo deciso effettivamente di trovare una serie di aziende non profit, ad esempio Cooperativa Estia era una di quelle, che potevano supportarci nel fare attività di marketing. Quindi le piccole cooperative, che potessero ad esempio Cooperativa Estia ha una falegnameria, potevamo creare dei prodotti congiunti. I grossi testimonial potevano andare a distribuire i prodotti lusso e quindi creare un marketing adatto ai diversi target. Dopodiché i vari servizi che accompagnavano la vendita. Una cosa carina del materasso che non vi ho detto è che sul prodotto medio e il prodotto lusso, dopo una serie di anni, si poteva decidere di ritagliare, cioè nel packaging si metteva fondamentalmente un libretto di istruzioni, come ritagliare, buttare quindi l'interno di plastica che poteva essere riciclata, all'esterno invece ritagliarlo e farci delle borsette molto semplici che potevano essere, visto che erano tutti colorati, che potevano essere tenuti, e quindi si dava vita a quello che poteva essere un nuovo prodotto. Dopodiché invece sulle attività di supporto, approvvigionamenti, lì è tutto il ragionamento che abbiamo fatto prima, che tipo di materie prime scegliamo, come le supportiamo. Sviluppo della tecnologia, qui più che sviluppo della tecnologia avevamo deciso di investire tutti quelli che erano, diciamo, gli utili nel sviluppare nuove idee progettuali di questo tipo, quindi nuovi prodotti. E poi gestione delle risorse umane, questo sviluppo della tecnologia, cioè di nuovi prodotti, era fatto tramite una collaborazione col Politecnico che si occupa, che ha l'Università di Design. Gestione delle risorse umane. Lì avevamo ipotizzato 3 persone, 2 full time per il primo periodo, ovviamente con contratti da imprenditore all'inizio, quindi che semmai effettivamente cerchi di capire come gestirti la contrattualistica, che non sia troppo pesante, perché i contratti comunque a tempo indeterminato oggettivamente hanno un certo peso sulle aziende, nel senso che costano tanto dal punto di vista aziendale, vero? Sì. E quindi cercavamo di capire come per... assimilati ai costi fissi, in sostanza. Sì, esatto, dovrebbero essere costi variabili, ma sono assimilati ai costi fissi. Sono semifissi in effetti, perché c'è una quota comunque bassa. Sì, esatto, quindi noi cercavamo effettivamente poi il commerciale, per poi prospetticamente però avere dei contratti che potessero essere sostenibili per le persone che ci lavoravano dentro. Ovviamente all'inizio le persone erano persone che presentavano il progetto imprenditoriale, quindi la loro impresa, per poi effettivamente far crescere l'organizzazione. Tutto questo si riversa poi nella parte fondamentale del business plan, che è il conto economico, è strutturata in un conto economico previsionale, questo non è il conto economico di Resit, ma poi vi racconto che cos'è questo servizio, nello stato patrimoniale previsionale, nel cash flow previsionale. Queste 3 cose sono estremamente collegate tra di loro, sono estremamente importanti e sono le cose che effettivamente la banca guarda, soprattutto a fronte appunto, diciamo, di quelli che possono essere gli scenari. Questi 3 strumenti cambiano sulla base dello scenario ottimistico, medio e pessimistico. E cosa servono? Il conto economico vi dà l'idea effettivamente di quell'anno, di che cosa succede, quindi vi va a valutare quelli che sono i ricavi. Questo era il business plan di un ostello gestito da lavoratori disoccupati, nel senso che uno dei progetti di ricerca che noi facciamo è riuscire a trasformare le imprese profit in crisi in imprese non profit gestite dai lavoratori che erano in cassa integrazione dell'impresa.
Quindi fondamentalmente questa era un'impresa vicino a un grosso parco che è vicino a dove si terrà Expo, e fondamentalmente era il parco, adesso non mi viene in mente il nome del parco, ma vabbè, ci possono essere una serie di attività, è abbastanza vicino al treno per arrivare a Milano e poteva essere interessante creare un ostello, e poteva, perché la banca che voleva rilevare, diciamo, tutta la parte di impresa poteva essere interessata a dare in comodato d'uso gratuito a un'impresa sociale ostello una parte dello stabilimento. Ma quindi non esisteva un ostello, però c'era una struttura. C'era la struttura, no, non esisteva un ostello. Allora, questa impresa produceva tessile, okay, fondamentalmente. Crisi nera, l'impresa chiude, concordato fallimentare, chiude, i lavoratori erano a casa da 4 anni, e si dovevano trovare quella che era una soluzione, gli ammortizzatori sociali stavano finendo, e quindi la proposta era trovare, creare un business plan che potesse essere appetibile per i lavoratori per lavorare, per dei finanziatori per investire, e che potesse essere appetibile per il comune che doveva cambiare l'area da industriale a residenziale. Quindi cosa succedeva? Una banca, investitore privato, avrebbe comprato quell'area solo se fosse stata cambiata da industriale a residenziale. Nel caso in cui succedeva una cosa del genere, e probabilmente il comune spingeva per averlo solo nel caso in cui i lavoratori venivano inclusi, la banca avrebbe dato in comodato d'uso gratuito una parte del stabilimento per fare un ostello. Quindi questa era, diciamo, qual era la problematica, che c'erano troppi attori intorno al tavolo e soprattutto i lavoratori non erano di quel comune, quindi il comune, diciamo, aveva dei problemi più grossi. Si è fermato perché il comune ha cambiato il sindaco, è caduta la giunta, è cambiato il sindaco, e lui ha detto: io il piano urbanistico adesso lo rimando, anche se ho la scadenza da parte della regione. Quindi non si è fatto più niente, quindi i lavoratori sono a casa. Questa poi è la... Però noi avevamo identificato la possibilità, era molto difficile riuscire a far stare in piedi questo ostello da un certo punto di vista, perché non era una zona facilissima, però avevamo identificato la possibilità appunto di avere dei ricavi di stanze con bagno privato, quindi calcolando meno male qual era un tasso di copertura delle stanze, un turnover delle stanze, avevamo calcolato appunto quanti soldi effettivamente, quanti ricavi entravano, un costo della produzione basato su costi per materiale. Contate che qui non c'era l'ammortamento derivante, cioè noi partavamo dall'opzione che ci arrivava l'ostello chiavi in mano senza dover ristrutturare lo stabilimento, quindi questa è l'ipotesi sottostante. Fondamentalmente voi vedete costi per servizi, costi beni di terzi, perché noi abbiamo, per il godimento dei beni di terzi, perché avevamo ipotizzato di quanto potesse costare l'affitto comunque, anche se ce lo davano gratuito in comodato d'uso, per avere un business plan più reale, costi per il personale. Qua c'erano 8 persone part time, perché poi la notte costa effettivamente molto di più e quindi dovevano tornare e tenere sempre aperto comunque l'ostello. Erano una serie di tre costi per la formazione, questi sì. Sì, 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 no, certo, quelli sarebbero stati dati comunque dalla Regione Lombardia, perché poi la Regione Lombardia con la sua agenzia speciale per, si chiama Regia Regionale per la Formazione del Lavoro, dà una serie di corsi dedicati. Quindi sì, comunque ci sono anche i corsi per formazione, gli ammortamenti, che sono la quota di investimento divisa per gli anni, qua erano ad esempio il computer, c'era un computer, qualcosa legato a un bar, una lavanderia, esatto. E poi oneri diversi di gestione, che erano, diciamo, gli oneri tra il commercialista e le varie necessità dedicate alle spese generali. Dopodiché si andava a calcolare effettivamente qual era la differenza tra valore e costi della produzione. Qua non vedete che non avevamo calcolato le imposte di esercizio, avevamo ipotizzato quale poteva essere il risultato di esercizio. Come vedete qua l'ipotesi era riuscire ad arrivare in pareggio. Punto, impiegare tot persone, riuscire ad arrivare sul mercato abbastanza forte da mantenere l'occupabilità di queste persone. Quindi l'ottica era veramente integrarle e basta. Questa è un'ipotesi appunto di stato patrimoniale sull'anno 1, che fondamentalmente
è quello che abbiamo visto prima. Quindi effettivamente che tipo di capitale sociale è presente? Il capitale sociale di questa realtà è reputizzato da una parte, diciamo, della cassa integrazione dei lavoratori. Loro possono richiederla tutta insieme, possono decidere di investirla in un'impresa, questo. Le mobilizzazioni materiali nette, quindi l'avviamento, che era legato, adesso questo non me lo ricordo, però fondamentalmente a tutta la struttura che noi mettevamo in piedi per riuscire a spingere su quella che era la creazione di impresa e il marketing. Mobili, arredi, attrezzature che erano tutti da comprare, sono quell'ammortamento che abbiamo visto nel tempo. E infatti vedete mobilizzazioni materiali, automezzi, per poi arrivare effettivamente. Questo rispecchia, diciamo, quello che deve essere il conto economico, nel senso che c'è uno stretto collegamento. Questo vi dà la fotografia a fine anno di quello che è effettivamente poi è la situazione dell'impresa, quindi dal punto di vista del capitale sociale, dal punto di vista di quello che sono le attività che ci sono, per poi arrivare al cash flow, questo ve lo manderò, diciamo, un format per calcolarlo, ovvero la mia capacità. Se al mese 1, se si fa su 3 anni, su tutti i mesi, se al mese 1 io devo pagare, e ogni al mese 1, anche se non ho nessuno nel mio ostello, io devo pagare i miei lavoratori, probabilmente avrò bisogno di un fido bancario che mi permette di coprire quella necessità di cassa che io non sono capace di coprire con le mie entrate. Quindi il cash flow va a valutare effettivamente mese dopo mese la differenza tra quelle che possono essere le mie entrate previste, anche rispetto a, non so, tutto un periodo di startup, con quelle che sono i miei costi. E mi serve per capire dove io mi vado a trovare in tensioni di liquidità e in difficoltà. Infine, particolarmente importante è per le imprese sociali andare a identificare qual è l'impatto sociale creato. Questo, diciamo, che è uno delle grosse difficoltà delle non profit, è dimostrare il proprio valore aggiunto. Nel senso che un aneddoto è una non profit che gli chiedi: ma scusa, perché devo venire a fare una visita specialistica sanitaria da te? Che tipo di differenza mi dai, se non quello, non so, del costo, a parità di costo con un privato accreditato, perché devo venire da te? E loro ti rispondono: il mio valore aggiunto è la relazione. Ecco, quello è il modo sbagliato di rispondere, nel senso che non significa niente fondamentalmente. Cos'è la relazione? Quantificami la relazione. Sono, non so, la capacità appunto di supportare il paziente con una serie di attività anche scollegate da quello che può essere l'attività sanitaria. Ad esempio un volontario che viene, chiacchiera col bambino, chiacchiera con l'anziano, ti porta un libro, ti crea un servizio, c'è una mostra all'interno, creami e dammi una valorizzazione di quello che fai e soprattutto dammi una valorizzazione della capacità di impatto sociale che generi. Questo è un esempio che faccio vedere, è tratto da un business plan che strutturava il matching tra assistenti familiari e famiglie, ovvero questa cooperativa sociale. Queste sono cooperative sociali che stanno nascendo molto, soprattutto Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte. Di assistenti familiari? Sì, no, di praticamente sono cooperative sociali tipo A, quindi non integrano gli assistenti familiari. Io creo il matching tra la domanda della famiglia, non so, che ha un genitore malato di Alzheimer, e l'assistente familiare giusta, cioè che tipo di servizio faccio. Io ho un database degli assistenti familiari, ho un numero verde, la famiglia mi chiama e io prendo tutti i dati, la ricontatto fondamentalmente e dico: ok, qual è il tuo bisogno? Studio il bisogno della famiglia, sulla base del bisogno della famiglia le trovo e gli propongo 3-4 assistenti familiari. Quindi il mio mercato è duale, perché devo essere attento a quali sono le esigenze delle famiglie e rispondo a questo tipo di bisogno, ma devo essere attento anche alle esigenze degli assistenti familiari. Quindi semmai tutto quello che io posso avere, ad esempio a livello di profitto o di sostenibilità, perché presento l'assistente familiare giusta, deve essere reinvestito ad esempio per fare corsi di formazione,
legati alla capacità di creare un buon pasto, la capacità di scegliere gli ingredienti giusti per ogni tipo di anziano, la capacità appunto di supportare gli assistenti familiari quando perdono l'anziano, perché comunque dopo un lutto è difficile recuperare, o dopo che hanno aiutato e supportato una persona malata di Alzheimer, che è molto complesso. Quindi io come cooperativa sociale devo andare a valutare il mio valore aggiunto e la mia capacità di raggiungere i miei obiettivi sociali. Quindi ad esempio, gli indicatori di soddisfacimento del beneficiario finale, non solo la famiglia, non solo l'anziano, ma anche la famiglia. Quindi faccio dei questionari e valuto effettivamente che soddisfacimento c'è. Poi, indicatori di qualità ed efficienza, servizio di matching, quanto è veloce la mia prestazione. Ad esempio, sommatoria tempo di latenza tra la chiamata, ovvero, per darvi un esempio reale, ovvero quanto ci metto a richiamare o a trovare l'assistente familiare giusto, sul numero di prestazioni attuate totali, quindi qual è questa percentuale, la qualità del servizio, numero di clienti che si lamentano del mio servizio sul numero di clienti totali. Io mi pongo degli obiettivi e vado a identificare la mia capacità di rispondere a queste performance. E dal punto di vista, ad esempio, noi questi sono divisi in qualità ed efficienza del marketing, quindi quanti effettivamente riesco a penetrare sul territorio, in qualità e efficienza delle partnership, quindi quante partnership riesco a creare per creare dei pacchetti ad hoc, e degli indicatori di impatto sociale, ad esempio il numero di assistenti familiari integrati all'interno delle famiglie sul numero di assistenti familiari totali nel database. Quindi se io riesco a creare effettivamente più lavoro, oppure do lavoro solo a quelle 5, perché sono le prime 5 del database che mi capitano sotto mano. Quindi fondamentalmente andare ad analizzare anche questo, e questa è una parte importante. Quindi quello che diciamo che abbiamo visto nel business plan, il business plan è molto composito. Parte dalla necessità di analizzare quello che ha un bisogno sul territorio, che noi reputiamo fondamentale. Quindi da questo bisogno io identifico quella che può essere la mission, la vision e i miei obiettivi. Questi obiettivi si andranno a riflettere su quella che è poi la mia parte finanziaria. Vado a identificare quali sono le caratteristiche del mio servizio, come mi differenzio dai miei concorrenti e come faccio ad arrivare ai miei utenti. E anche questo, in diversi scenari, si va a riflettere su quella che è la parte finanziaria. Poi vado a esplodere come faccio a fare tutta l'attività. Quindi dall'inizio, dai servizi di logistica, fino ad arrivare ai servizi di marketing. Qual è la struttura organizzativa che necessita? C'è una parte ovviamente giuridica che io non tocco perché non fa parte, diciamo, delle mie competenze. Però c'è anche la scelta giuridica che conta rispetto a quelli che possono essere i vari costi. Quindi effettivamente scegliere la forma giuridica adatta a questo tipo di organizzazione. Dopodiché tutto si riflette effettivamente su una parte finanziaria che diventa fondamentale per negoziare poi con gli attori esterni. Quanti pazzi di materassi all'anno? Adesso questo non me lo ricordo, però vi lascio oltre, diciamo, vi lascio anche il business plan dei materassi che potrebbe essere. Anche perché se qualcuno vuole mettere in piedi io sono disponibile a dare una mano, perché mi sono studiata tutte, diciamo, un po' di difficoltà che ci sono, quindi quello potrebbe essere interessante. Facciamo concorrenza di chi? Esatto, più o meno. L'altra possibilità sarebbe di dire all'IKEA di farlo, fondamentalmente di venderlo, di farlo fare una serie di cooperative, perché l'IKEA vende una serie di prodotti fatti da cooperative sociali, già anche in Italia. Sì, non lo sponsorizza, ma lo fa, perché so che Esti, ad esempio, vende tramite IKEA un po'. Cioè vende a IKEA, IKEA rivende. E basta. Non so se avete qualche domanda. Sì. Vai. Quando si fa questo tipo di documento, no, il business plan, come si fa ad individuare proprio materialmente i costi o ad avere sotto controllo quali potrebbero essere tutti i costi? Ci sono Ci sono una serie di format, diciamo, di business plan, però quello che tu devi fondamentalmente individuare e pensare, ad esempio, quante ore lavoro ci metto a fare quel tipo di servizio, che tipo di materiale ho bisogno,
per fare questo tipo di servizio. Poi dipende, ci sono cose più complesse come questo che abbiamo visto prima, ci sono cose più semplici. Il costo del commercialista e le spese generali, cioè le spese di un ufficio, le spese dell'elettricità. Ma sono da ipotizzare? Devi identificare... Bisogna cercarsi dei riferimenti reali? Io tendenzialmente cercherei dei riferimenti reali, ho sempre cercato riferimenti ideali, quindi ad esempio l'affitto di un ufficio di, non so, 50 metri quadri, a Cerignola ha un costo medio di 2000 euro. Affitto, ok, perfetto, quindi so che ipotizzo quel costo per il mio affitto. Computer di cui ho bisogno di un computer con un processore abbastanza potente che mi può costare 2500 euro. Questo so che può essere il mio costo. Beh, lì lo ipotizzi su quello che può essere anche il consumo di, tendenzialmente spese generali calcoli il 10% dei costi totali, però ipotizzi quale può essere il consumo strutturato in una quantità di spazio simile e utilizzando un paio di computer, conta che le spese, l'elettricità non costa tantissimo. Quindi il commercialista puoi chiedere. Diciamo ferratissimo l'argomento, basta fare giusto. No, esatto, avere un foglio Excel come il tuo budget familiare, fondamentalmente tu vedi da dove prendi i ricavi e come li spendi. Stessa cosa, perché tu hai idea di quanto a casa effettivamente di bollette tu spendi. E sai che una parte dei tuoi soldi serve a coprirti fondamentalmente quella parte di costi fissi che sono le bollette, mutuo. Un mutuo affitto, il fatto di riuscire a mangiare a fine mese, quindi di avere la spesa e pagare quelli che possono essere i servizi. È la stessa cosa replicata su un'azienda, cioè il tuo budget familiare replicato su quello che può essere l'azienda. Ovviamente dove diventa fondamentale il tuo cibo diventa il computer e quindi lo ammortizzi in tot anni, quindi quanto ci metti in quanto tempo lo consumi quel computer? In 3 anni? In 3 anni lo devi cambiare o in 3 anni deve avere un tot di aggiornamenti che ti fanno un costo maggiore? Quello lo inserisci. Questo, però quello che ti consiglio è identificare dei costi simili, perché bene o male poi nel tuo lavoro sai quanto può essere il costo di una cosa o di un'altra. Questo è fondamentale. Ok? Volevo fare solo una domanda tecnica. Sì? Esistono delle... Come per esempio in ambito strettamente contabile esistono degli indici di bilancio per valutare le performance di un'azienda, quindi dal punto di vista strettamente bilancistico, così come questi di casa e quant'altro, esistono degli indici che misurano, qualcosa l'ha detto in effetti, però esistono degli indici specifici che misurano proprio il grado di efficienza di una struttura sociale, quali sono? Ma io gli indici che utilizzo per il grado di efficienza, quindi non di impatto sociale, sono gli stessi che utilizzerei. Funzionano allo stesso modo. Prospetticamente, ovviamente un ritorno sull'investimento non c'è perché non distribuendo gli utili fondamentalmente non ho un ritorno sull'investimento se non ideale, però utilizzerei gli stessi dal punto di vista dell'efficienza, quindi la capacità di strutturare dei costi, di arrivare all'obiettivo senza avere dei costi maggiori di quelli possibili. Per l'efficacia e l'impatto sociale esiste un indicatore che si chiama Social Return on Investment, però come ricercatore secondo me è veramente, cioè fondamentalmente cosa significa questo indicatore? E per Resit l'avevamo calcolato, è la capacità di andare ad analizzare qual è l'impatto sociale monetizzato che ho. Quindi per Resit c'era un impatto ambientale derivante dal fatto che non producevamo nuova plastica, quindi avevamo una valutazione che per ogni tot di materiale di plastica c'era una quantità di CO2 risparmiata, questa quantità di CO2 risparmiata può essere quantificata economicamente. Per ad esempio la parte di inclusione della cooperativa sociale c'è la possibilità di avere un risparmio perché effettivamente si dà uno stipendio a queste persone che non ricevono poi più un sussidio dallo Stato. E per la parte delle famiglie il prodotto medio garantiva un risparmio delle famiglie medio che poteva permettere loro di investire questi soldi in cultura.
sommando questi risparmi, attualizzandoli al tempo zero sull'investimento, quindi facendo l'attualizzazione e poi dividendo l'investimento, diviene un numero, ovvero quanto io, se io investo un euro economicamente, che tipo di impatto economico sociale ho, che tipo di ritorno ho sulla società, e per Resite era 17 euro, una cosa del genere. Social Return on Investment, SROI, però dal punto di vista sì, esatto, è la stessa cosa, l'unica cosa dal punto di vista della ricerca secondo me pecca del fatto che non è comparabile tra diverse aziende e poi è estremamente soggettivo con la valutazione dei ritorni, quindi è preferibile andare a identificare una serie di indicatori che vanno a garantire la valutazione dell'efficacia della mia attività piuttosto che una cosa del genere. Quali standard? Sì, anche l'impatto sociale. Io non ho altre domande, forse ho altre domande da fare. Vabbè, l'impatto sociale lo quantifichi in base a quello che riesci poi all'obiettivo che riesci a centrare. Sì, esatto, se io ho l'obiettivo di includere, non so, di rispondere al bisogno degli anziani non autosufficienti sul territorio, il mio impatto sociale, il mio criterio di efficacia è quanti anziani e quanta intensità di inclusione gli do, ovvero quante ore effettivamente supporto questi anziani mediamente a livello di servizio. Questo un po'. Ok, grazie mille, grazie anche a quelli in streaming e a posto, qualsiasi cosa potete contattarmi, se mai faccio vedere comunque. Allora la dico, è francesca.calo@unibocconi.it.